Buonasera, benvenuti al nostro Notte Gol. Questa sera andiamo a commentare quella che è stata la partita di sabato pomeriggio a Carpi, al Cabassi di Carpi, 1-1 fra la formazione rossoverde e la formazione emiliana e credo anche con una Teranna migliorata sicuramente ulteriormente rispetto alla precedente esibizione, con qualche ingenuità di troppo che poi andremo magari ad analizzare e ad esaminare. Comunque non era facile sicuramente. E tornare a casa con un punto da Carpi, ma la Teranna l'ha fatto meritatamente, che ne dica Fabrizio Castori. Avremo modo di parlarne di questa partita del campionato di Serie B insieme anche a un ospite della Teranna, ovvero insieme a Luca Germoni. Ciao, buonasera Buonasera a Luca. tutti. Ringraziamo anche Lorenzo Modestino, la Teranna Calcio, appunto, ci mette a disposizione l'ospite anche per questa sera. C'è poi Marco Crisostomi. Anche lui era a Carpi insieme a noi, come era a Carpi anche Luca Giovannetti del Buonasera. Buonasera a Corriere tutti. dell'Umbria. Buonasera. Insomma, qui questo è il parterre di questa sera. In regia abbiamo Vincenzo Vulpiani e quindi tantissime cose, insomma, da farvi vedere. Questa sera non abbiamo però la rubrica Conosciamoli per impegni sopravvenuti a Marina, che salutiamo, Marina Ferretti, e ringraziamo appunto per la collaborazione che ci sta prestando in questa stagione. Iniziamo subito col conoscere meglio, calcisticamente parlando, Luca Germoni. A Romulea, se ti dico Romulea, qual è la cosa a cui pensi? Penso ai miei primi calci al pallone che ho dato, alla Romulea ho fatto i miei primi 2 anni calcistici, diciamo dove sono cresciuto, poi ho molti bei ricordi di quando ero lì, poi fortunatamente sono riuscito a passare alla Lazio, però tutto è partito dalla Romulea. Tutto dalla formazione di questa formazione romana, no? La Sì. Romulea, che io ricordo tra le altre cose in quarta serie, la vecchia quarta Come serie, non so se vi ricordate voi, no? Sì. quando Aternana giocava al Viale Brin, la Romulea giocava contro l'Aternana, insomma. Romulea, Rinotto Neri, Adac Roma. È vero, poi c'erano 3-4 squadre Sì. sarde, e adesso non ricordo, Monteponi, ti ricordi Monteponi? Monteponi, Insomma, Calangianus, vecchi Pesda tempi. Rosania, sì. Mi vengono i brividi di chi parla ancora Ternana Eccellenza. Oggi diceva un Sì. amico, chi implora, chi preferirebbe avere la Ternana in Eccellenza. Oggi diceva un amico, mentre stavamo vedendo l'allenamento, diceva: io sinceramente ricordo quei tempi Tivoli, ricordo Civita Castellana, eccetera. Sinceramente mi sento, diciamo, però invece adesso. Quando si dice meglio l'eccellenza, io quando sento invece Ternana Bari, Ternana Verona, hai detto ne vado orgoglioso, mi riempio la bocca questa cosa. Cioè, pensate se dovessi ritornare a dire, con tutto il rispetto per Civita Castellana, Ternana Civita Castellana, eccetera, insomma, sarebbe riduttivo, non c'è male. Primi tempi alla Romulea, poi alla Lazio, un po' alla Trafila, tutta la Trafila, no? Sì, ho fatto 12 anni di Lazio, ho fatto tutta la trafila con loro fino alla primavera e alle panchine in Serie A. Senti, ma leggevo che nei primi anni eri un centrocampista centrale? Sì, io diciamo, ho iniziato proprio come mezzala, poi andando avanti ho fatto il centrocampista centrale, però poi Inzaghi mi ha scoperto nel ruolo di terzino, il merito lo devo dare soprattutto a lui, però sì, ho iniziato come centrocampista. E hai rimpianti di quel ruolo oppure? Pensi che Inzaghi l'abbia vista nel modo giusto, quelle che sono le No. caratteristiche di Germoni? Non ho assolutamente rimpianti perché penso che per fare il centrocampista centrale ci vuole molta tecnica e io non ho tanta tecnica, però soprattutto riesco a sfruttare meglio la mia corsa nel ruolo in cui mi ha messo il mister Inzaghi. Senti, sei velocissimo, ti sei mai misurato sui 100 metri quanto fai di tempo? No, non l'ho mai misurato, però anche quando vedo le partite comunque sia lo vedo che sono un giocatore veloce. Allora, chiedo la collaborazione di Marco e di Luca. Solitamente questa intervista è un po' in collaborazione, no? Questo acclimatarsi al notte gol. Se
Poi lui sulla progressione più che sì, sullo sì, scatto, sì. No, 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 più sul lungo, diciamo. Allora, Luca. Palombi ci diceva la volta scorsa 13 anni di Lazio e laziale proprio nel cuore, di fede laziale anche a livello familiare. Per te vale la stessa cosa oppure no? Io innanzitutto a livello familiare sono più della Roma, perché sono cresciuto in un posto del tutto romanista. Cioè? Testaccio. Ah, beh. Zona giallorossa. Sì, sì. Zona giallorossa. Però col tempo che io ho iniziato a giocare nella Lazio, anche la mia famiglia hanno cominciato un po' a simpatizzare per la Lazio e io soprattutto ho iniziato non molto a tifare Lazio, però diciamo sento molto che sono della Lazio io. L'appartenenza, sì, insomma, sì, ai colori bianco celeste. Sì, sì. Però non mi sento proprio un vero e proprio tifoso come si può definire Palombi. Simone si vede che è molto più tifoso di me. Quindi se tu fossi andato a giocare, che ne so, con la Fiorentina invece che con la Lazio, non avresti tifato né per la Roma né per la Lazio. Solo una simpatia così e basta. No, questo non te lo so dire, perché secondo me, cioè, la Lazio mi piace comunque sia come ragiona e mi piacciono i suoi livelli, i suoi colori, la tifoseria soprattutto, che hanno una gran tifoseria. Beh, certo, i colori. Quindi l'altro sembra una peperonata, no? Marco parla così perché lui è laziale, simpatizza anche lui, simpatizza anche lui per la Lazio. No, scherzo, naturalmente. Oh, volevo dire un'altra cosa, scusa Luca, la tua prima convocazione mi sembra sia stata a Palermo? Sì, Palermo-Lazio. Lì contavi di giocare per... Sì, lì stavano male sia Radu che Lulic. Quindi Lulic era in ballottaggio fino all'ultimo e non si sapeva se doveva giocare o no, se ce la faceva o no, e se non giocava lui Inzaghi aveva dato la dichiarazione che comunque si avrei giocato io, però poi ha giocato Lulic e comunque si hanno vinto la partita. Quindi si dice che tu al ritorno sia stato molto, eri un po' frastornato, no? Nel senso di questa prima convocazione, un po' frastornato anche dall'aver indossato la maglia, seppur in panchina, però insomma. No, sì, io sono stato felicissimo di essere lì per la prima volta in Serie A, che comunque sia, anche se fa una panchina, ti dà sempre un effetto bellissimo. Prima di tornare nella realtà ce ne ho messo di tempo. Luca, quante panchine hai collezionato con la prima squadra? Finora 3. Ho fatto Palermo, Lazio, Lazio Empoli e la prima di quest'anno contro l'Atalanta. Ecco, infatti, via la maglia, sì. Sì, sì. C'eri anche a Bergamo all'esordio in campionato della Lazio, quando la Lazio ha vinto proprio a Bergamo, sì, no? Sì. Quindi pochi giorni prima del tuo approdo in Rossoverde. Sì, pochi giorni prima che venissi qui alla Ternana. Che ha segnato un tuo compagno di squadra, no? Sì, Lombardi. A proposito di approdo in Rossoverde, se ne era parlato, ma in maniera molto forte, 20 giorni prima, parlò anche dei siti specializzati di calciomercato in ambito nazionale, poi sembrava essersi tutto arenato, poi d'amblè la trattativa si è sbloccata e si è definita. Cosa è accaduto? Ma io sinceramente non ho neanche ben capito quali sono stati i fatti per cui era saltata la trattativa, però ti posso dire che sono stato molto felice sin dalla prima chiamata della Ternana, perché è una piazza importante con dei grandi tifosi. Poi quando ho saputo che dovevo venire definitivamente ne sono stato molto felice, però non ho mai capito il motivo per cui si è saltata la trattativa. E comunque alla fine è andata in porto, quindi vuol dire sì, poco sì. Cambia. Però no, aspettavi una riconferma della Lazio non in primavera ma in prima squadra, oppure no, quella era una cosa che No, solo una speranza così. No, non mi aspettavo di rimanere con la Lazio, perché quando ho visto che comunque sia la Lazio aveva comprato Lukaku, un giocatore nel mio ruolo, era inutile anche per me, per la mia crescita, rimanere con loro. Quindi andando fuori hai più probabilità di crescere. Hai accettato subito Terni oppure ci hai pensato un po'? No, io non ho pensato a Terni perché so che piazza era, sapevo che piazza era, però sono stato, ripeto, molto felice della chiamata.
poi vicino a casa, no? La ragazza Sì, la sì. voglio vedere sempre, viene Sì, lei sì. tu, quindi Anche per quello la mia perfetto, famiglia è no? più Un'ora di facile. treno, un'ora di macchina, Sì, quindi. sì. Ah, perché la ragazza viene a vedere gli allenamenti? Ah sì? Veniva prima, Veniva? ora un po'. No, non, ora se viene rimane a casa perché fa freddo, se Eh beh, no certo. comunque Prima a vedere se cioè, c'erano le ragazze. Sì, è Ha venuta a visto che non c'era un gran controllare. movimento, allora Sì. dice, tranquillo, A controllare, anche a controllare, a controllare. tranquillizzarsi. E poi a Terni ritrovi Palombi, con cui hai giocato 2 anni in primavera, no? Sì, Simone l'avevo sentito prima di venire qui, gli ho detto comunque sì, gli ho chiesto come si stava. Come si vive qui, e lui mi ha detto che è un ambiente pulitissimo, un bellissimo ambiente, e quindi sono stato ancora più convinto di approdare Senti, ma ci racconti quando di ritorno da Palermo è venuta la mamma a prenderti all'aeroporto, almeno così ho letto Sì. io. E quella maglia l'hai subito implorato, cioè la mamma che ha detto bisogna incorniciarla. Sì, mamma, lei mi ha Era più emozionale aspettato. di te, insomma, la Ma mamma. mamma è sempre più emozionata di me, lei, perché mi ha sempre vissuto nel calcio, mi ha sempre accompagnato agli allenamenti, è stata sempre presente e io devo molto a mia mamma. E poi io quando l'ho vista che siamo scesi dall'aeroporto, lei era felicissima, stava quasi per piangere perché poi vedere quando esci con dei ragazzi della Serie A fa sempre effetto. Poi la maglia sì, lei l'ha incorniciata. E quindi sta lì, bella Sì, ce mostra, l'ha in camera sua. camera della mamma? Sì. Ah, nemmeno una cameretta di Mi pare Luca, giusto, una no? camera della mamma. Beh, del resto effettivamente le mamme sono quelle Vabbè. che fanno i sacrifici più grandi al seguito delle... Spesso collezionano le foto, gli articoli, no? I Io non ricordo pezzi. mai di aver accompagnato mia figlia a danza classica. Vabbè, il calcio è un'altra cosa. È uguale, voglio dire, nel senso che io vedo quando arrivano i ragazzi che fanno allenamento dopo la prima squadra, arrivano tutte le mamme che accompagnano i figli appunto all'allenamento. Ma la tua famiglia viene allo stadio quando giochi il sabato oppure? Sì, loro vengono, cioè papà via quando gioca a Terni viene sempre, anche mamma. Le trasferte invece diciamo viene più mamma, mi segue più lei alle trasferte che papà perché lui è più impegnato con il lavoro. Quindi mamma è proprio Sì, mamma è stabilmente tifosissima. al seguito, eh? Senti, ma è una mamma critica, una mamma che dà suggerimenti, che magari la prende con l'allenatore, come fanno No, parecchie mamma se la mamme. prende solo con me perché giustamente quando sbaglio comunque sia, mi riprende, mi dice hai sbagliato a fare questo, quest'altro. Quindi facciamo i complimenti a... Preparata quindi. Sì, Facciamo, è cioè, facciamo i preparata. complimenti alla mamma, no? Perché mi sembra che viviamo in un mondo in cui i genitori giustificano più i propri figli addossando le colpe, che ne so, a quei presidi diciamo, educativi che ci sono, la scuola, cioè se il figlio riporta un brutto voto non è colpa del figlio, ma è O colpa della maestra o è degli colpa del insegnanti, professore. certo. No, Sono cambiati un po' i loro a termini. me hanno sempre insegnato a dare il meglio, anche magari se faccio una partita perfetta, loro mi vengono a trovare quel punto che ho sbagliato per farmi dare sempre di più. Beh, mi ha fatto impressione, mi ha impressionato e mi ha fatto capire un po' che tipo di ragazzo sei e in che ambiente sei vissuto. Non ricordo la partita, credo due partite fa in casa, la penultima in casa, dove hai fatto un po' di autocritica. Nel senso, sei venuto in sala stampa e hai detto sì, che il mister ti aveva fatto fuori una Sì. settimana o due. E poi sei rientrato e diciamo successivamente hai fatto autocritica. Hai detto, ma è stato un periodo in cui non davo il meglio e mi ha messo fuori, ho capito la lezione, mi sono tornato ad allenare diciamo con intensità, a lavorare come dovevo. Ma era una frase di circostanza quella o è un dato di Certo. No, fatto? era un dato di fatto perché io non che non mi stavo allenando al 100%, però magari avevo altri pensieri in testa e comunque sia non riuscivo ad esprimermi al meglio. E poi si sono viste nelle varie partite, Trapani, Salerno, in quelle partite lì si sono visti dei miei limiti. E
Poi Luca è stato abbastanza critico in alcune situazioni. Evidentemente ti riferivi anche a queste, Luca? Ma guarda, Luca, ti dico subito, in questo studio sono assolutamente il più critico nei tuoi confronti. Sinteticamente, io ti attribuisco innanzitutto io non sono il depositario della scienza infusa, faccio il giornalista, vedo il calcio per quello che sono le mie conoscenze. Certo, non faccio l'allenatore, quindi ovviamente alcune cose le vedo, molte altre mi sfuggono. E comunque tutto quello che dico è opinabile. Detto questo, io ti riconosco grande corsa, Ecco, anticipiamo i pregi. grande grinta, capacità di rialzarti dopo ogni errore. Se tu sbagli un appoggio, un pallone, una chiusura, pronti via, dall'azione successiva è come se nulla fosse accaduto. E questo è segno di enorme tempra caratteriale che in un ragazzo della tua età è Tipo fondamentale. domenica, primi due o tre passaggi sbagliati, poi sempre in crescendo, per la fine della partita in crescendo. Poi ancora, quando dico grinta, intendo anche non in senso astratto, ma proprio intensità, cioè capacità di aggredire la partita e il pallone, con una concentrazione estrema, e ancora la capacità di chiudere quasi sempre in crescita nelle varie partite, la capacità di mettere la museruola ad avversari che magari ti mettono in difficoltà nel primo tempo. Mi è rimasto impresso il secondo tempo di Latina, quando, voglio dire, nel primo tempo hai inevitabilmente sofferto su Agosti e poi lo hai ridotto all'impotenza. Ti cito Latina, ma secondo me anche sabato a Carpi hai giocato molto meglio nel secondo tempo rispetto al primo. E questa è la lunga serie di elogi che, no, di elogi, di valutazioni positive che ho nei tuoi confronti. Quando parlo con i colleghi che mi zittiscono, io sottolineo due che secondo me sono i tuoi limiti. Primo, le chiusure difensive. Io credo Ricordiamoci che. che è del 97, Certo. Però viene dalla ne sanno Lazio, è anni. un giocatore che ha una stampa importante, perché io mi ricordo quando è arrivato alla Ternana sembrava che, secondo alcuni siti nazionali, fosse arrivato Roberto Carlos. Tu hai una stampa molto importante dalla tua parte e devo dire che sei un giocatore che sicuramente ha delle potenzialità. Marco, che sei dalla tua sinistra, dopo Latina mi ha detto: secondo me questo ragazzo tra 2 anni sarà titolare nella Lazio, e io te lo auguro. Quindi evidentemente hai della stoffa. No, ti dicevo, qualche gol che la Ternana ha incassato, a mio avviso, ti vede responsabile, vedi Trapani. Il rigore che non c'era, ma che l'arbitro ha fischiato su indicazione dell'assistente intagliata di Siracusa, che tra l'altro si è beccato uno shampoo colossale da farina in relazione a quel rigore. Però se il rigore non c'era, Olivier, non mi puoi Sì, però imputare. Luca si è lasciato, secondo me, come dire, ha Sbagliato. sbagliato il movimento, si è lasciato, come dire, aggirare da Se pedico. niente da fare, io faccio l'avvocato difensore, ma no, Ultima non cosa, io credo che tu abbia una tecnica, correggimi se sbaglio, io ti metto sul tavolo quello che è vero. penso di te, una tecnica di base in questo momento normale, sufficiente. Io da un terzino sinistro mi aspetto un sinistro morbido, un piede liftato, cioè una capacità tecnica superiore, che però credo sia la prima sia la seconda cosa siano evidentemente migliorabili. No, infatti sto lavorando soprattutto sul mio piede sinistro perché è una cosa importantissima nel mio ruolo e vedo anch'io che magari sbaglio più cross, cioè sbaglio cross facili che non dovrei sbagliare. Però ci sto lavorando, mi applico e cerco di migliorarmi. Tra altre cose, Comunque ho detto 5 cose positive e 2 negative, eh? Il computo è 5 a 2. tra le altre cose, poi lascio la parola a Marco, su questo aspetto mi sembra che Carboni ci stia lavorando in particolar modo, anche quest'oggi sia lui, supplemento di allenamento per Germoni, Sernicola e Della Giovanna, proprio con, erano 3 o 4 situazioni di gioco sulla fascia laterale sempre sinistra, con relativo cross, con Carbone che dava suggerimenti come effettuare il cross. Sì, lui diciamo ci stimola sempre a dare il meglio, infatti noi siamo rimasti dopo l'allenamento per allenarci magari sul cross, sulla palla alta, su certe fasi di gioco che sono importanti anche per noi come squadra, che sono delle azioni e dobbiamo magari migliorare quel passaggio, quel cross, nessuno meglio del mister poi ce lo può insegnare. Perché poi lui a calcio ci ha giocato. Ed era anche molto tecnico, no? Era un tre quarti Infatti. Squadra, quindi insomma, Senti, ma a chi ti ha nel corso di queste partite, di queste 18 partite, tu sei stato quasi sempre titolare, ne hai giocate 16, 15-16, voglio dire, hai incontrato giocatori importanti, dicevamo forse
sulla parte sinistra, sinistra della Terana, hanno giocato quasi sempre più pericolosi. I più pericolosi, no? da Ciciretti a Faragò, no, quindi voglio dire, e spesso si è trovato magari l'uno contro due, però voglio dire, quindi si è trovato di fronte anche Marpioni, giocatore di una certa, diciamo di una certa, con una carriera alle spalle sicuramente importante. Ma chi ti dice, stai calmo, sei arrivato ieri nel mondo del calcio, che gli dici? Perché se si è verificato questo, non facciamo nomi, però. No, poi dipende anche dai momenti, magari dalla foga. Comunque sia, non so, cioè, gli risponderei, gli dico che è il mio primo anno in Serie B, comunque sia, per quello che sto facendo, ho giocato abbastanza. Però poi dipende, ti ripeto, dipende dalle situazioni e dai momenti in cui te lo dicono. Ma chi è che ti ha impressionato di più sul piano tecnico? Della nostra squadra? No, no, degli avversari, di quelli che hai fronteggiato tu in particolare. Io di quello che ho marcato, a me Ciano è quello che mi ha infastidito di più. Infatti io con lui ho preso il cartellino rosso in quella partita. Lo hai sofferto di più? Sì, lui sì. Però devo dire che secondo me il più forte in quel ruolo è Ciciretti, che lui... una tecnica, corsa... Ciciretti delle altre partite, non del secondo tempo. No, del secondo tempo sono riuscito a contenerlo. Un po' come l'hai fatto con Agosti in pratica, sì. Di mettere un Muzzeruola. Sì, sì. Senti, ma su Ciano non potevi temporeggiare se quella... col senno del poi. Ti dico la verità, io in quella partita mi sentivo molto stanco e di testa mi ha anche limitato... al temporeggiare sono stato troppo irruento e sono entrato. E comunque c'hanno un signor giocatore. Sì, cioè. Sì, un grande giocatore. Poi senti, è entrato nel secondo tempo. Era anche fresco. E tu eri stanco. Però Luca, la diagonale profonda all'altezza della panchina della Ternana che hai piazzato nel primo tempo contro il Brescia, intorno al 20° è una chicca. Sì, sì. Perché è una diagonale di 30 metri in anticipo pulito sull'avversario. Quello è stato, e lo abbiamo sottolineato, a margine della diagonale, certo. Di Vanomari. Sì, scusami. No, quello diciamo ho imparato da un mio errore che avevo già fatto a Trapani, che mi ero lasciato magari passare l'uomo alle spalle. E io ho detto sempre, dagli errori cerco di imparare e di migliorarmi. Ed anche sabato con il Carpi, verso la fine della partita, che è arrivata una palla alta, io avevo l'uomo alle spalle e sono riuscito ad anticiparlo. Mentre magari a Trapani ho perso la marcatura e mi hanno segnato. Prego, scusami. Quell'azione di sabato, infatti quella spada sembrava, no? È entrato come il burro. Potevi segnare di destro, eh? Potevo, ma... è sfiorato il palo. L'hai andato... No, no, sì, è andata vicino, però. È un po' acciaffata sul tiro la palla. No, l'ho presa anche, diciamo, abbastanza bene, però avevo l'uomo davanti che mi chiudeva un po' lo spazio verso destra e quindi ho dovuto per forza chiuderla. Due occasioni in due partite, no? Sì, due occasioni. Il pallonetto. Sì, infatti piano piano ci sto credendo anch'io. Infatti c'è un telespettatore che appunto parla anche di questo particolare aspetto, dice ma speriamo presto, insomma ormai è vicino il gol per Luca. Io direi di andare in pubblicità, poi prima di parlare della partita e affrontare i temi relativi alla partita con il Carpi, ci vediamo un filmatino, però ce lo deve commentare direttamente Luca perché non c'era l'audio, quindi sinceramente non sono riuscito a capirci un granché, anche perché gli anni passano e quindi io invecchio, ma loro sono talmente giovani che praticamente già 2 anni fa, 3 anni fa erano così piccolini che magari nemmeno, no, riesci a riconoscerli dal punto di vista del portamento, della fisionomia. Pubblicità e poi di nuovo insieme con Notte Gol a Telegaileo. Breve clip allora questa dei trascorsi nel settore giovanile della Lazio. Sì, è stato anche ad Auronzo in ritiro con la prima squadra, no? Sì, sì, quest'anno sono andato ad Auronzo con la prima squadra. Che hai imparato? Ho imparato molto da loro, velocità, aggressività, ho imparato tante cose che mi stanno tornando utili anche in questa categoria. Bene, allora ci vediamo le immagini della partita di Carpi e la commentiamo. Non era un impegno facile, no? Alla vigilia, no. Luca?
No, era molto difficile, loro erano molto bravi a verticalizzare sempre il pallone, con quei due attaccanti li mettevano sempre in difficoltà. Però io penso che siamo riusciti anche a gestirla abbastanza bene come partita. Diciamo qualche ingenuità di troppo, però credo che la Ternana si presenterà a questo impegno, tra le altre cose, anche con diversi elementi che mancavano, no? L'ultimo, il forfè di Noia e le condizioni non perfette di Zanon, tant'è che Zanon, fatto il primo tempo, insomma, ha dovuto alzare bandiera bianca. E, oltre a Di Noia, insomma, mancavano Masi, mancava Defendi. E soprattutto a centrocampo non avevano ricambi, non c'erano ricambi in panchina. Stiamo vedendo le immagini di questa partita. Primo tempo, credo che la Ternana sul piano del gioco abbia messo in difficoltà il Carpi. Qual è la tua sensazione, la tua impressione vedendo la partita, insomma, essendo un protagonista della partita? Io penso che abbiamo fatto molto possesso palla, siamo riusciti a metterli in difficoltà con il giro palla e con cambi di gioco molto frequenti. Loro ti lasciavano anche giocare, però poi quando arrivavi a centrocampo erano molto aggressivi, quindi era difficile superare i loro giocatori. Una domanda a Luca e Marco sulla partita per Luca. In avvio di ripresa la squadra sembrava assolutamente padrona del campo, nel senso, mi correggo, assolutamente in grado di gestire le offensive avversarie. Il gol è sembrato essere una sorta di fulmine a ciel sereno, un episodio svincolato dal trend che la gara stava assumendo in quel momento. Eravamo, credo, al sesto del secondo tempo, no? Quella palla persa a centrocampo, Lasagna, quelle ripartenze, è capace di sfruttarle C'è al massimo. Quanto rammarico c'è per quell'episodio? molto rammarico perché a parer nostro era una partita che potevamo vincere, era una partita che ci cambiava, diciamo, anche la classifica, visti i risultati che ci sono stati. Ripeto, secondo me era una partita che avevamo anche abbastanza in pugno, facendo girare palla, facendo ricorrere quando loro erano in inferiorità numerica, era un vantaggio per noi. Poi sfortunatamente c'è stato anche l'episodio di Antonio Palumbo e il loro pubblico si è fatto sentire, loro sono venuti avanti, però siamo riusciti a gestirla molto bene, secondo me, sì. Secondo molti, anche secondo me, la partita ha girato su tre episodi tra il quinto e il quindicesimo del secondo tempo. La palla persa da Valiant, per il resto ci tengo a sottolinearlo come di consueto impeccabile, e il gol di Lasagna di cui abbiamo già parlato. Poi certo l'espulsione di Lollo per somma di ammonizioni, ma dopo appena 7 minuti l'espulsione di Palumbo, probabilmente la controprova non ce l'abbiamo, ma con l'uomo in più per mezz'ora la Ternana avrebbe potuto fare qualcosa di più. E in mezzo c'è stata quella tua straordinaria progressione con quel destro che, come dicevano i cronisti di un tempo, Luca ha fatto la barba al palo. No, tre episodi tutti negativi, se ne fosse girato anche solo uno in senso diverso, forse adesso saremmo stati qui a commentare un risultato differente. Sì, quando poi vai a vedere degli episodi negativi, cioè, è ancora più rammarico, perché cioè, magari la mia palla entrava, cambiava tutta la partita. Se Antonio non perdeva il doppio giallo, la partita la gestivi molto meglio. Però ormai è capitato e dobbiamo guardare avanti. Sull'episodio dell'ammonizione di Bianco sull'area del rigore, tu neanche lo sfiori, mi sembra, no? Quando hanno reclamato il Quando rigore, hanno il rilancio reclamato della il moneta verso l'azione. Io ho levato il piede, non mi sembra di averlo Infatti, toccato. forse qualche dubbio in più c'è sul contatto tra Meccariello e Lasagna, però La mano quello ce l'ha. intorno alla mezz'ora, perché La Meccariello col mano piede sulla spalla. destro anticipa molto bene, pulito, l'attaccante avversario, però con la mano, forse inavvertitamente, tocca la schiena dell'avversario. Beh, più che la Però schiena, la la spalla sembrava. spalla, la La spalla, spalla. sì. Dall'immagine si vede se la tocca oppure, sai, appiattisce un po' l'immagine, ci vorrebbe Certo, lì qualche dubbio forse un'altra c'era, Luca. inquadratura. No, sai cos'è? Che poi quando vedi la partita a velocità e dal vivo è molto difficile calcolare Certo. certi tocchi È difficile perché, rivedendola più volte in TV, quindi certo,
anche perché il Carpi era una squadra che quando erano dentro l'area cercavano sempre il contatto, ecco, come abbiamo visto. Quindi magari spesso e volentieri sono Cadellani poi continuamente. Tra l'altro c'è un dato che testimonia, diciamo, indicativo, quello sul possesso palla. La Ternana ha chiuso con 10 minuti e 10 secondi in più di possesso palla. In trasferta è un dato eclatante. È vero che prima di questa gara, lo diceva Ivano Mario un attimo prima di iniziare la radiocronaca, quindi nelle precedenti 17 partite la Ternana aveva accumulato un possesso palla medio pari al 54% e il Carpi al 46%, ma questi 8 punti percentuali in questa partita si sono visti ancora di più, cioè la forbice è sembrata più ampia. E poi il numero di falli subiti, la Ternana ha subito 11 falli più di quelli che ha subito il Carpi. Falli non violenti, non particolarmente plateali, però sai, la spinta leva, la speronata, sì, il fallo tattico che ti interrompe la ripartenza e così via. Vabbè, quando c'è il possesso palla così continuo, è normale che quando fai giro palla poi... Di Palumbo è straordinario comunque, non Di Palumbo fa una cosa... Sì, poi se la porta sul destro. Eccolo, questo... Secondo me... l'arbitro non ha avuto alcun dubbio. No. Comunque il Carpi non è particolarmente bello a vedersi, giusto Luca? Il Carpi è più che bello vedersi, è efficace perché hanno la palla che magari dal centrale difensivo te la mettono sopra, e con la velocità di Cadellani e Lasagna, sono Lasagna soprattutto che attacca molto bene la profondità, è sempre pericoloso qualsiasi palla. Anche la palla gli è rimasta indietro, gli è stata indietro per poco non... Dico, però ci sono squadre che giocano meglio. No, per carità, ci sono squadre che giocano meglio come la Sverona. Che secondo me è una delle migliori, che come forse anche l'Entella gioca meglio. L'Entella anche, sì, Benevento anche. L'Entella che gioca domani con l'Ascoli, domani ricordiamo. Sera, domani sera si recuperano. Diciamo che è cambiato da Salerno in qua. Sandro Campilli scrive: sono 4 giornate che non si perde, finalmente trovata la quadratura del cerchio, continuate così fere che presto ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Che è cambiato da Salerno in qua? Da Salerno in qua è cambiata la mentalità e l'approccio alla partita, e l'approccio di rimanere tutta la partita concentrati, perché come abbiamo visto a Salerno abbiamo avuto 10 minuti di sbando che con determinate squadre non ti puoi permettere, loro ci hanno fatto 3 gol mi sembra in 10 minuti. Invece in queste ultime partite siamo riusciti sempre a rimanere concentrati, evitando qualsiasi sbavatura, che poi noi quando andiamo a prendere gol è sempre per errori personali. Se noi riusciamo a evitare anche gli errori personali è difficile che vai a perdere le partite, perché la difesa siamo molto compatti, con il centrocampo anche abbiamo un bel gioco, è difficile che ci segnano. Scusa, leggo la domanda di Federico Liti. Ma nell'episodio contestato in area di rigore ha effettivamente toccato l'avversario oppure c'è stata simulazione come rilevato dall'arbitro? Al di là di quello che risponderà Luca, credo sia che sia ingiusto che dal lato del Carpi si sia canalizzato tutto il commento della partita su 2 episodi dubbi, ma non certamente scandalosi. Per post scriptum, ad Avellino hanno ammonito per simulazione Falletti su un fallo subito molto più netto. Mi sembra che hai già risposto. Sì, io non penso di averlo toccato, io ho levato la gamba e non ho sentito neanche il tocco. Cioè, abbiamo anche la moviola di queste due azioni che sono state contestate, per cui non so se Alberto può mandarle in onda. Questa è la prima, quella di Meccariello. Vero, Meccariello allarga la gamba destra proprio per cercare di non trovare il contatto con la gamba del giocatore avversario. Ecco, quello che fa un po' pensare, anche se il giocatore è in caduta libera da... Sì, lui già ha le gambe legate. Quindi, vuol dire, non mi stupirei insomma che anche in questa circostanza abbia fatto del tutto per... Certo, quella mano così... Però il braccio destro lo tocca? Beh, se lo tocca, non so se lo tocca Luca, se guardi bene... La maglia non si muove minimamente. Beh, fa una piccola torsione, forse toccare lo tocca, però è già in volo lui, sembrerebbe. Ecco, questo invece. Questo non esiste proprio. No, questo l'abbiamo visto da 70 metri con tutta la nebbia. Assolutamente.
non c'è proprio, è stato bravissimo l'arbitro nell'ammonire il giocatore, poi non c'è proprio contatto, si butta dopo 5 secondi direttamente. Guarda Luca, io sono il fondatore della regola non scritta, anzi della norma secondo cui ogni contatto anche lieve va punito, ma questo assolutamente non c'è contatto, non c'è rigore, punto, assolutamente. E qui abbiamo chiarito anche il dubbio di Federico Liti. Maurizio Seri, approfitto della presenza di Luca Germoni per chiedergli due cose. La prima è quanto pensa di essere cresciuto calcisticamente da quando è arrivato a Terni? Sono cresciuto molto sia mentalmente sia calcisticamente, anche perché passare da una categoria come la Primavera, una categoria come la Serie B, è un salto di qualità impressionante. Non mi aspettavo neanche io magari un mio approccio in questa categoria così come sto facendo, però ne sono molto felice e cerco di dare sempre il meglio. La seconda è quanto a suo parere questa squadra può ancora crescere dal momento che i progressi da almeno un mese a questa parte sono sotto gli occhi di tutti. Un saluto a te e ai tuoi ospiti con la speranza di superare quota 3.000 presenze con il Vicenza. Ce l'auguriamo, era Maurizio Seri. Quindi la seconda domanda, quanti margini di miglioramento ha questa squadra a tuo avviso? Molti, io dico molti perché come stiamo facendo in quest'ultimo mese siamo cresciuti molto, ci stiamo applicando molto e si vedono anche dei risultati. Se continuiamo così ci possiamo divertire in questo campionato. Pubblicità e poi di nuovo insieme con Luca Germano, noi tratteniamo altri 10 minuti come da accordi, la prima parte si sviluppa con l'ospite e poi magari noi andremo a parlare più dettagliatamente della partita e anche del campionato di Serie B. Linea alla regia a Alberto Francioli, che nel frattempo ha dato il cambio a Vincenzo Gulpiani. Allora continuiamo, noi anche nell'intervallo facciamo insomma, un po' di salotto, continuiamo a commentare quella che è stata la partita. Prego Luca e Marco, non ricordo dove eravamo rimasti. Mi rilego al discorso di prima quando si diceva dell'approccio, no? Spesso venite alle interviste anche l'allenatore, dice sbagliato l'approccio. Che significa sbagliato l'approccio? Cioè che manca la concentrazione? Ma può succedere a uno, due, come mai succede a 10 giocatori? No, magari può succedere anche solamente a un giocatore, due giocatori, però nel calcio se un giocatore o due ti mancano magari in 10 minuti e quello ti sbaglia a fare la chiusura, quell'altro sbaglia a fare un'altra cosa e la squadra, tutta la squadra poi ne subisce la conseguenza. L'approccio secondo me è di non entrare cattivi, non entrare determinati, quello non è mai succede, no? Certo, infatti quando ci è capitato era quello anche un nostro grande problema. Certo. Quando sei venuto a Terni immaginavi, diciamo, non parlo di calore perché poi il calore c'è, le due curve si fanno sentire, questo è fuori di dubbio, al di là e al di sopra di ogni opinione, cioè oggettivamente le due curve vi danno un grande sostegno, certo. Però ti aspettavi più pubblico numericamente, voglio dire un Liberati più pieno? No, io non mi aspettavo certo un Liberati pieno perché difficilmente, anche perché lo stadio è molto grande, difficilmente riesce a farlo pieno. Però un po' più gremito sì. No, cioè loro si fanno molto sentire, non si fanno mai mancare, cioè si sentono sempre durante la partita, difficilmente ci hanno dato contro anche in quel periodo. Quindi io penso che già quello da parte dei tifosi è una gran cosa, sostenere sempre la squadra anche nei momenti più difficili. Però certo, vedi Frosinone, se anziché 3.000 persone o 3.500, questa è la media quest'anno, 3.300 qualcosa, ce ne fossero 5.000, al di là del calore di entrambe le curve, no, se ci fosse anche più gente nei distinti, insomma, magari ci sarebbe un supporto maggiore, no? Nei momenti delicati di alcune partite. Può darsi anche che dipende poi del giocatore a giocatore, secondo me, perché cambiano le cose. Io sinceramente dal mio aspetto i tifosi che abbiamo qui a Terni si fanno sentire tutto il tempo, quindi li sento molto vicini. Ma certo, per noi più gente c'è meglio è. Ma come ti trovi a Terni al di fuori del calcio? No, mi trovo benissimo, una città tranquillissima, giro tranquillamente.
soprattutto per mangiare, molto buono. No, si sta benissimo. Sapevi che c'era una spaccatura nella società, la tifoseria, c'era una sorta di guerra intestina? No, io parlavo. No, io sono venuto qua, ma non sapevo di questa cosa che c'era fra il presidente e i tifosi. Senti, dove pensi possa migliorare questa squadra, questa Ternana? Ultimamente ci siamo migliorati ad essere più cinici sotto porta, che quando abbiamo l'occasione riusciamo a segnare. Migliorare ora, penso. Allora, rispetto a qualche domenica fa, voglio dire, vi sentite più competitivi con le altre squadre? E quanto vi aiuta a essere coscienti delle proprie potenzialità? Insomma, prima eravate un po' più meno sfrontati forse, no? Sì, più remissivi, un po' più paurosi, più timorosi. Ora mi sembra invece anche a Carpi l'avete dimostrato, insomma, con una squadra con giocatori importanti, una squadra che è retrocessa dal campionato di Serie A, diciamo un pizzico di timore reverenziale potevi anche averlo, e invece pronti via. Ternana ha impostato lei il proprio gioco, e giocando sicuramente meglio delle Carpi. Questo significa forse aver preso coscienza che poi è una squadra non tanto male. No, noi abbiamo preso molta coscienza dopo la partita di Salerno, perché abbiamo visto che quando siamo riusciti a giocare comunque sia gli abbiamo fatto 2 gol. Poi nelle partite successive, anche in quelle partite, cioè abbiamo avuto qualcosa in testa che ha detto: se noi giochiamo in un determinato modo ce la possiamo battere con tutti. Il mister ci spinge sempre, cioè non ha paura di nessuna squadra, e ce lo trasmette a noi la cosa. Poi abbiamo visto, siamo andati a Carpi, abbiamo giocato palla noi, giravamo la palla, abbiamo fatto la partita, quindi quello è anche un senso che tu non hai paura di affrontare una squadra come il Carpi. Senti, oltre al mister, qual è il compagno di squadra che ti dà più consigli? Che mi dà più consigli? Cioè tutti i ragazzi più esperti, però maggiormente Zanon, anche perché nel mio ruolo poi è un ragazzo d'oro lui, mi aiuta sempre in tutto. Ti ho visto in qualche partita anche a fare muso contro muso con l'avversario, insomma, ti fa rispettare. Sì, quello... Mi sono sempre fatto rispettare in campo. Anche se ti dicono sei l'ultimo arrivato, l'avversario non frega niente. No, non timoriscono. Non ho paura. Andiamo per le rime, Luca. Ammesso che esista, chi è il tuo modello di riferimento in assoluto e chi è secondo te il migliore interprete del tuo ruolo in questa Serie B di quest'anno? Ma ti devo dire che... Non ho magari un giocatore di riferimento, non mi vedo in nessuno, neanche se ci penso ora. Neanche Lulic, no? No, non mi vedo più come Senad, anche perché lui è più un centrocampista che un terzino. Certe caratteristiche diverse. Sì, ha molte caratteristiche diverse dalle mie. E poi i terzini molto forti che ho visto, c'è Letizia che a me... piace molto, è un gran terzino. Sì. Senti, ma tu sei stato anche nella riserva di Sec? Io sì, io Sec i primi tempi in primavera, sì, ho fatto la riserva a lui, poi lui si era fatto male e ho giocato io e al da lì poi hai preso il posto lì... tuo e nessuno te l'ha levato più. No, insomma. Da lì no. E il calcio a volte no, anche sì. Magari involontariamente. Ci vediamo qualche foto, poi magari sentiamo. Marco, volevi... Prego. Avete fatto una tabella mentre lo spogliatoio, visto del partito? Sono un punto qua, due gli altri di là. No, non abbiamo fatto una tabella perché sinceramente cerchiamo di vincerle tutte quelle che abbiamo davanti, cerchiamo di vincerle. Il mister ci dice sempre che ce la possiamo giocare con tutti, non ne siamo coscienti. L'avevo dimostrato poi. Ma io credo di sì, vuol dire. Non voglio essere troppo ottimista, però sinceramente credo che a questo punto, come hanno disputato le ultime partite, effettivamente, vista anche il grado di forse di maturità, di coscienza dell'allenatore, perché mi sembra che anche Carbone abbia preso coscienza di alcuni problemi che erano insorti, probabilmente ha conosciuto più compiutamente, più dettagliatamente anche le caratteristiche dei giocatori, e mi sembra che
sul piano dell'impiego ci sia una certa razionalità migliorata rispetto al passato, e quindi se la possono giocare con tutti, anche perché io ieri sera, io adesso non so se noi siamo trasportati quando vediamo la partita, perché magari la devi raccontare, la devi commentare, e quindi magari ti sembra di vedere una Ternana che giochi bene, perché magari vedi che attacca, eccetera. Ma io ieri sera ho visto Brescia-Novara da mettersi le mani nei capelli, cioè partita bruttissima, errori dall'una e dall'altra parte, in fase difensiva, in fase di attacco, incredibile. E, mentre vedevo questa partita dicevo, ma non è che a Terni siamo un po' troppo critici e sottovalutiamo un po' troppo quelle che sono le possibilità della nostra squadra? Chiusa questa parentesi, Marco. Beh, questo ormai è un male vecchio, non è da quest'anno. La piazza è questa, critica un po' tutto, ormai è un'abitudine diventata. Però la squadra all'inizio potevo anche capirlo, adesso qualche critica che sento è fuori luogo. Anche ritornando, facendo dietrologia con l'allenatore, sì, è vero, a quei tempi ha sbagliato, perché Palumbi doveva giocare, perché Palumbo è stato messo troppe volte messo fuori. Cantonato. Tante cose che sono, adesso sta cercando di migliorare, anche lui ha bisogno di rodaggio come tutti gli altri, ha più anni di loro, ma come esperienza in panchina ce n'ha pochissimo, quindi anche lui aveva bisogno, aveva uno staff completamente nuovo, non ci ha mai lavorato, quindi di attenuanti ce n'ha tanti, è arrivato in ritardo, è chiaro che gli errori si fanno, dopo la gestione del gruppo qualche cosina, non condivido, ma l'ho detto, questa è una cosa normalissima, però queste critiche stucchevoli che sento, che leggo, adesso sono un po' fuori luogo, e poi il continuo dell'eccellenza, questa faccenda dell'eccellenza, magari sono rimasti più pochi, prima erano un gran numero, adesso sono rimasti pochi, però insomma bisognerebbe stisparli, perché insomma io criticare la società mi sta bene, perché sta sotto gli occhi di tutti, anche lo stesso presidente ha detto, se devo commentare i miei errori siamo qui una nottata intera. Quindi cerchiamo un po' adesso di stare vicino a questi ragazzi, perché insomma sembra che se lo meritano. Se lo meritano, certo. Vediamo qualche foto di Luca Germoni in azione. Sono delle foto di Stefano Principi. Chi contro lo Spezia? Contro lo Spezia, sì. Insomma, sei un collezionista di fotografie oppure... No, sì, me le tengo... strette. Diciamo quelle che riesco a trovare me le tengo da parte, o gliele passo a mamma che lei mi dice sempre manda mie foto. Le mamme che mettono da parte gli articoli magari, le fotografie eccetera. Senti, quando ti vedi come... ecco, fermiamoci un po' un attimo qui a Vercelli, no? Sì. Fermiamoci su questa foto, a parte la maglia bellissima secondo me. Ma come ti vedi stilisticamente parlando? No, dici su questa foto? Qui mi sembra una buona impostazione, no? No, qui mi sembra anche a me. Per fortuna è bloccato su questa e non su altre. Piede d'appoggio anche giusto. Anche fisicamente stai ben messo. Sì, sì. Piede d'appoggio giusto, mi sembra, dai. Bacino da una parte. Vabbè, quindi ci piace questa foto. Andiamo avanti. Una serie di foto appunto che abbiamo tratto dall'archivio della Ternana Calcio. Beh, anche qui vedo che sempre concentrato sul pezzo. Oddio, qui insomma anche in questa circostanza è chiaro che poi lo scatto di una fotografia mille frame, per cui puoi incontrare quella. Qui è meno sembri te. No, guarda qui no. Il viso, guarda, il numero è quello, quindi sei tu di sicuro. Sembri più Petriccione con i capelli. Sì, anche agli occhi. Ecco, qui in fase difensiva con Di Gennaro che è in uscita. Qui a Carpi. A Carpi, sì, questo è lui. Sì, già a Carpi. È vedo la nebbia. Vedo la nebbia, quindi tranquillamente. Voglio tornare un attimo, io così mi preme dirlo, perché poi... essere critici a priori a volte è stucchevole. Ho letto dei commenti su Di Gennaro che mi lasciano veramente perplessi, forse anche perplessi di essere fatto. Ora che abbia sbagliato quella uscita sul secondo palo, quando praticamente il giocatore avversario ha preso un palo esterno, tra le altre cose, è anche vero. Ma non si può disconoscere che nelle corse della partita Di Gennaro perlomeno ha compiuto tre interventi importantissimi. Quella parata bassa
sul cross di Catellani della sinistra, che ha allontanato il pallone dalla propria area di porta, un'uscita di pugno, e nella parte finale del match, in un paio di circostanze, è stato bravo ad esempio a restare in piedi. Quindi voglio dire, una volta anche su Di Gaudio intorno alla mezz'ora del secondo tempo, un tiro a giro da sì. porta. Quindi secondo me bisognerebbe essere un po' più, diciamo, realisti, un po' più con meno pregiudizi, e sbagliato in alcune partite, però quando si gioca bene è giusto che anche si risparmino le critiche e magari si esalti quelle che sono gli interventi importanti. Chiusa la parentesi anche in questo frangente. Siamo nella parte finale del nostro incontro con Germoni, una domanda a ciascuno e poi chiudiamo la prima parte del nostro Notte Gol. Dopo la sconfitta di Salerno, la Ternana era penultima con 2 punti di vantaggio sul Trapani fanalino di coda, e la contestazione della piazza, irritata non tanto per la sconfitta in sé quanto per le modalità attraverso cui essa era maturata, no? La rimonta subita, eccetera. Poi evidentemente vi siete compattati e avete raccolto 8 punti in 4 gare. Due domande in una. A, quanto rammarico c'è, per, al di là della sconfitta di Salerno, per quei 4 punti persi a tempo scaduto che hanno trasformato vittorie acquisite in pareggi deludenti? Parlo di Trapani-Ternana e Ternana-Cesena. 4 punti che avrebbero cambiato il volto della vostra classifica. E B, pensate concretamente, magari attraverso, no magari, evidentemente solo attraverso un buon finale di girone di andata, di poter affrontare dopo la sosta di gennaio la seconda parte del campionato magari alzando l'asticella? Noi abbiamo innanzitutto rammarico per quelle 2 partite, naturalmente, perché quando vai a pareggiare 2 partite al 94esimo, Sul rigore pensi di avere già i 3 punti in tasca, ma invece è proprio quello che sbagliavamo, è che in queste ultime partite siamo riusciti a maturare e a crescere. E io penso che se continuiamo come stiamo facendo ora, possiamo, cioè se riusciamo a raggiungere punti in queste ultime partite nel girone d'andata, il girone di ritorno ci possiamo divertire e possiamo fare anche una cosa più tranquilla. Marco? Beh, tu sei venuto alla fine di agosto, prima partita sei stato in panchina a Cittadella, poi sei stato buttato dentro subito, neanche te l'aspettavi, penso, la partita con il Pisa, vero? No, pensavi di giocare, esatto, quindi sei trovato a giocare titolare subito così. Sei rimasto senza fiato quasi, no? Certo. Ti aspettavi di diventare un titolare inamovibile di questa squadra? No, io l'ho sempre detto, ero venuto qua, certo, poi speri che quando arrivi in una squadra riesci magari a fare una stagione come lo sto facendo io. Possibile, però, proprio di essere importante. No, io non mi aspettavo assolutamente di diventare un giocatore così per questa squadra, mi aspettavo magari sì, giocare una decina di partite nel girone d'andata, così magari con gli spezzoni e tutto. Però mi ha fatto molto piacere entrare subito in questa squadra, entrare subito nell'idea dell'allenatore, e penso che per me è una cosa che mi fa crescere molto, ma soprattutto mi fa maturare molto. Tu, al di là dell'aspetto tecnico, è la tua tempra caratteriale che è già formata, sembra, perché tu, cioè, non era facile, sei rientrato in quella partita non il Pisa, c'era stata la partita di Cittadella, già le critiche a non finire, la partita è stata bruttissima, già l'allenatore ha messo sulla graticola, quindi sei entrato in quelle condizioni, hai sopportato tutte le avversità, hai subito un'espulsione, qualche critica dell'allenatore, hai preso dal tuo giocatore che marcavi un gol, 2, quindi hai sempre reagito alla grande, non ti sei mai abbattuto. Ma io penso quindi che... questo che già è il diritto di presentazione, penso eccezionale, no? Sì, però quello che ti stavo dicendo è che gli errori li facciamo tutti, si fanno, male. Giusto che si fa. Però uno si può anche abbattere, perché a 19 anni lo so, però una volta l'allenatore dice questa settimana non si è allenato tanto bene, non lo faccio giocare. Sì, però la differenza magari fra un giocatore che arriva ed un giocatore invece che si ferma in primavera o in quelle categorie là,
È proprio questo, che il giocatore non ha la forza di rialzarsi e di reagire, magari anche ad ingiustizie, perché poi nel calcio ci sono anche ingiustizie. Però tu devi essere sempre più forte di tutto e cercare di reagire e di conquistare quella cosa che tu pensi sia tua e ti appartenga. Ma io penso che tu, scusa, penso che tu sia un predestinato, puoi anche fare tutti gli scongiuri possibili. Adesso non è che ti dico che vincerai la Coppa della Inzaghi comunque Champions non la League. dare tanto per Esattamente. intenderci. Quindi però penso che tu nella nostra Serie A potrai giocare a ottimi livelli. Lo spero, Non io so mi fanno molto se sarà la piacere. Juventus, o sarà il Milan, o sarà la Lazio, o sarà il Chievo o il Bologna. Però sicuramente in Serie A tu farai la tua parte e di gran Lo lunga. spero. Spero che ci farai un regalo a noi, che il prossimo anno ancora resterai al termine a maturare ancora di più, farai Vediamo. 42 Ah, partite da e titolare e poi te ne poi andrai Serie A. con la maglia della Ternana dietro, però mi Certo. raccomando. Una cosa, diciamo al di là dei consigli della mamma, del papà, i consigli di Caravello, No, con quali Danilo. sono il tuo procuratore? No, io con Danilo ho un buonissimo rapporto, ci sentiamo molto spesso, però lui mi dice sempre di rimanere con i piedi per terra perché poi per un ragazzo giovane della mia età è facile rovinare tutto con magari delle stupidaggini. Lui lo sa che io alla fine sono un ragazzo responsabile, però cerca di tenermi sempre sul pezzo, magari non mi dice cose belle perché ha paura Ti che mi monta la possa testa, montare la testa. Però ma non credo lo che sa che succederà. sono, non sono un ragazzo Beh, così non sembrerebbe, non insomma. sembrerebbe, no, assolutamente. Luca, possiamo congedarci da Luca Germoni, ringraziandoti per essere stato con noi. In Grazie a voi. bocca al lupo per il futuro Grazie. del campionato con la Ternana, il futuro, in bocca al lupo per il tuo futuro calcistico. Con la speranza, come diceva Marco, di poter maturare insieme alla Ternana prima di spiccare il volo per altri lidi. Beh, se Senti, ti ha dato una maturità mentale mi sembra già un bel pezzo avanti, e della consapevolezza. alla maglia azzurra ci pensi? A quella Dell'Under dell'Under, 21, eh? A 19 anni, sì, 97, sono 19 anni. andato, sembra un mese fa con l'Under 20, però a me, cioè, ho fatto 15-16 partite in Serie B e magari in nazionale ci sono ragazzi che giocano molto meno di me. Quindi io spero anche di entrare in quella vetrina, anche perché per un giocatore non c'è cosa più bella di entrare nell'ambito della nazionale. E noi facciamo in bocca al lupo affinché possa Crevi? realizzarsi questo altro sogno, sicuramente per la gioia tua, ma per la gioia anche di mamma Angela, sa? Mamma Angela quella maglia, come la conservi tu? Mamma, una volta che era venuta a vedermi all'Under 18 mi ha detto che si è dovuto andare perché si era messo a piangere là, appena mi ha Sì. visto entrare. Sei figlio unico? No, no, un fratello più grande. Ah, capito. E lui ti segue? Lui sì, lui mi segue, però anche lui lavora con mio padre, quindi sono più occupati, però vedono tutte le partite della televisione. In bocca al lupo di nuovo e grazie per Crevi. essere stato con noi. Grazie a voi. Era Luca Germoni, noi ci fermiamo, pubblicità e poi torniamo a parlare della partita, ma anche del campionato di Serie B. La linea di Alberto Francioli. Allora, andiamo avanti con Notte Gol. Mi viene da ridere perché poi se si potessero andare in onda anche negli intervalli sarebbe veramente bellissimo. Allora io direi di andare a vedere i risultati della 18ª giornata, visto che sono disputati tutti gli incontri, quindi io vorrei ringraziare Michele Bettolossi che ci ha fatto un'elaborazione di quelle che sono diciamo le tabelle della Lega di Serie B, ma vedete arricchendole con i marcatori e con uno sfondo un po' diverso, Le espulsioni. lo sfondo è liberati, anche le espulsioni. Quindi grazie a Michele Pettorossi per questa elaborazione grafica. E allora andiamo decisamente a segnalare quali possono essere i risultati più sorprendenti. Mi sembra quello più sorprendente sia quello della vittoria del Frosinone della Salernitana Frosinone, credo, no? Qual è il vostro giudizio? Beh, sì, è sorprendente perché per la forza del Frosinone, non tanto proprio per la Salernitana, perché la Salernitana è una squadra che ha una classifica deficitaria, ma sicuramente come organico
meriterebbe molto, molto di più. La sorpresa più grande, secondo me, è la vittoria del Vicenza. C'è molta differenza tra Vicenza e Verona, anche se il Verona sta attraversando un momento particolare, particolarmente negativo. Non credo che le ultime quattro partite ne abbia perse tre e vinta una. Ha vinto poi col Bari, poi demeritando, oltretutto. Vinceva 2-0 con il Perugia, ha fatto 2-2, quindi è un momento proprio particolare per il Verona, che sicuramente si riprenderà. A parte già iniziano le polemiche, già si parla di un possibile esonero di Pecchia. La follia arriva a grandi livelli. E, altra sorpresa è quella del Latina, non tanto perché il Latina pareggi ad Ascoli, ma per il fatto che è rimasta in 9 e in 9 è riuscita da 0-2, ha fatto 2-2. Quindi lo spirito che ha saputo trasmettere Vivarini si è visto in questa partita. Poi Avellino Benevento, un pareggio che tutto sommato ci poteva stare, poteva anche essere pronosticabile alla vigilia. Il Perugia piano piano continua sempre nella sua marcia regolare. Io ho visto diverse partite del Perugia e gioca un buon calcio il Perugia, bisogna ammetterlo, ahimè, ma gioca un buon calcio e Bucchi sta facendo un ottimo lavoro. Non è che abbia uno squadrone il Perugia, però sta facendo bene. La Spal continua a stupire ancora di più, gioca anche la Spal un buon calcio, Antenucci gli risolve una marea di problemi, e questo anche molto spesso, e quindi la classifica sono sulle ali dell'entusiasmo, sarà dura per noi fra 10 giorni giocarci contro. Non ci sarà Gasparetto, espulso e squalificato per tre giornate. Per cui... Non è una grossa perdita, però. No, è uno dei tre difensori titolari, secondo me non è come dire... un fenomeno, però è titolare fisso nella spalla che sta andando a gonfie vele. Il Trapani, ho sempre detto che è ancora una squadra viva, l'ha dimostrato a Chiavari, è andata sotto al 92esimo, è riuscita a pareggiare. Squadra che dirà la sua fino alla fine, non è assolutamente spacciata. Luca, in ottica Ternana-Vicenza, la formazione veneta farà meno anche di Bellomo, mi sembra, no? Sì, Bellomo era diffidato, è stato ammonito a 2 minuti dalla fine della gara contro il Verona, quindi automaticamente squalificato oggi per somma di ammonizioni dal giudice sportivo. Poi l'assenza del trequartista barese si aggiunge a quella di Signori, che contro la Ternana invece sconterà la seconda giornata di squalifica legata all'espulsione per proteste contro l'arbitro rimediata a Novara. E poiché si tratta di una squalifica legata ad un rosso diretto, legato a proteste nei confronti dell'arbitro, io credo che sia inimmaginabile una riduzione della pena. Peraltro, 2 turni di squalifica anche per il secondo portiere Vigorito, ma qui appunto parliamo del secondo portiere. Inoltre mancherà per infortunio anche Siega, sul quale prima ci siamo soffermati con Luca Germoni, sì, che è un esterno destro molto molto bravo. E quindi insomma mancheranno 3 titolari. Raicevic giocherà, no? Raicevic sì, tornerà, era già convocato per il derby, poi è finito in tribuna a scopo precauzionale. Diciamo che nel 4-2-3-1 di mister Bisoli mancherà uno dei due mediani, Signori, sostituito dall'ex perugino Rizzo. L'esterno, diciamo la mezza punta di destra, Siega, sostituito però da Vita, insomma, voglio dire, è comunque un signor giocatore, sì. E poi mancherà il trequartista Bellomo. Lì bisogna vedere quali saranno le scelte di Bisoli, se vorrà varare un Vicenza a trazione anteriore, arretrerà nel ruolo di rifinitore Galano, che contro il Verona ha fatto la prima punta proprio perché non c'era Raicevic, e si affiderà ancora all'attaccante, a questa prima punta strutturata al centro dell'attacco. Andiamo invece a vedere la classifica. Vediamo un po' come è cambiata la classifica. C'è da segnalare che è parziale, magari non questa la vediamo dopo. L'altra, questa ci fa un po' vedere lo stato di forma delle squadre. Vediamo l'altra classifica. Dicevo, è una classifica parziale perché ancora, diciamo, non c'è Entella, Ascoli Entella, partita che si giocherà domani sera. Ternana, che vedete a quota 20 insieme a Latina e Pisa, una classifica cortissima, da 17 punti a 22, quindi nel breve distacco di 5 punti ci sono la bellezza di 8-9 squadre, quindi effettivamente è una lotta dove è una parte di classifica dove tutto può avvenire.
Beh, la Ternana ha soltanto 4 punti di meno rispetto al Bari, che è nono. Quindi voglio dire, ed è in piena corsa di conseguenza per i playoff. È anche vero di contro che ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout. Anche ipotizzando che l'Ascoli possa domani fare risultato positivo o parziale o totale contro l'Entella, comunque la Ternana avrebbe un punto di vantaggio sul Cesena, attualmente quintultimo. Vero è che il Cesena verosimilmente uscirà presto dalle secche della bassa classifica, ma noi in questa sede ci limitiamo a commentare il dato numerico che in questo momento abbiamo sotto gli occhi. Facendo due conti, la Ternana nelle ultime 4 gare ha collezionato 8 punti, quindi ha viaggiato la media di 2 punti a partita. Questo ha determinato un incremento della media punti a partita che... Sarebbe male, eh? Vabbè, quella sarebbe stratosferica, sarebbe da promozione diretta, certo. Però dicevo che in virtù di questa striscia positiva, poi contro squadre, voglio dire, di un certo spessore, perché la Ternana batte l'Entella, che nel momento in cui viene a Terni è settima e reduce da 7 risultati consecutivi. E 350 minuti di imbattibilità della porta. Della porta, esatto. Pareggia Frosinone contro Frosinone che nelle precedenti 8 partite raccoglie 22 punti su 24. Batte il Brescia che la domenica precedente ha vinto in casa, va a pareggiare a Carpi che è reduce da 2 vittorie consecutive ed è sesto in classifica. Quindi insomma non è che la Ternana abbia raccolto questi 8 punti contro squadre raccogliticce, no, o allo certo. Sbando, tutt'altro. Detto questo, questa media ottima di 2 punti a partita incrementa la media punti partita complessiva della Ternana, che dopo la sconfitta di Salerno era pari a 0,8, 12 punti in 14 gare. Adesso invece 20 punti in 18 partite, questa media è salita dallo 0,8 all'1,1. Intendiamoci, è tuttora complessivamente una media punti deficitaria, certo. Però è un incremento di 3 punti percentuali, di 3 decimi nell'arco di sole 4 partite. Un'ultima notazione statistica: la differenza reti dopo Salerno era pari a meno 8, 13 gol segnati, 21 gol subiti. Adesso è migliorata di 4 punti, è migliorata ed è a meno 4, perché la Ternana di gol ne ha subiti 23, ma ne ha segnati 19. Diceva Luca, torniamo in studio magari, diceva Luca del fatto di queste ah, vediamoci prima poi il rendimento delle squadre, ci rendiamo conto insomma quali sono le squadre più in forma, con il segno mi sembra insomma la spalla la più in salute, sì. Certo. 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 partite. Anche il Latina nelle ultime 5 partite, praticamente una vittoria e 4 pareggi. Non ha mai perso. Non ha mai perso. Anche Benevento va molto bene. Benevento che va bene perché al secondo posto in classifica 3 vittorie e 2 pareggi. Vedete, come dicevo, il Verona nelle ultime 5 partite una vittoria, un pareggio e 3 sconfitte. Per una squadra come il Verona nelle ultime 5 partite e 3 sconfitte credo che possa essere un po' troppe, no? Ma poi ha preso 13 gol a passivo, roba da ultima in classifica. Sicuramente insomma. In alta classifica le squadre che vanno meglio, lo dicono i numeri, lo dice il grafico che vediamo, sono Benevento e Spal, su questo non c'è dubbio. Invece nella parte destra della classifica la squadra che ha trovato la maggiore continuità di rendimento è il Latina. Il Cesena invece procede a strappi, nel senso che da quando c'è Camplone vince sempre in casa, ma non riesce a fare punti in trasferta. Però io credo che per caratura tecnica il Cesena a breve si è destinato a risalire nella parte di classifica che gli compete, cioè quella sinistra. Oh, il Vicenza, vediamo un po' il ruolo di marcia dell'ultima della squadra che scenderà al Liberati. E nelle ultime 5 partite 2 pareggi, 2 sconfitte e una vittoria, la vittoria appunto nel derby contro il Verona. Tra l'altro la prima come vittoria non sarebbe nemmeno straordinariamente, no? È la prima vittoria casalinga del Vicenza, guarda caso ottenuta nella partita più attesa a Vicenza contro una rivale storica per evidenti motivi territoriali come il Verona, in un derby molto sentito. Il Vicenza fino a sabato scorso non aveva ancora, tra virgolette, espugnato lo stadio Menti. Allora, invece torniamo in studio per analizzare questa partita con il Carpi. Pregi e difetti della Ternana ravvisati da Luca nel rivedere la partita? Molti pregi, forse anche più di quelli che avevo percepito botta calda, anche perché devo dire che alcune cose con la telecamera dal basso le ho viste meglio di quanto non le abbia viste in presa diretta dalla tribuna del Cabassi, e qualche difetto ma legato soprattutto ad errori individuali, no?
togliamoci subito il dente, l'errore di Palumbo, l'ingenuità di Palumbo che si toglie la maglia in occasione del gol per festeggiare, gli errori che portano alla seconda ammonizione di Palumbo che si immola per fermare Letizia, ma lì c'è Bacinovic che sbaglia l'apertura su Sernicola verso la fascia destra, Sernicola che si proietta in avanti per raccogliere questo passaggio, viene tagliato fuori dall'intervento dell'avversario e non ha lo spazio e il tempo per rinculare. Quindi mi sembra che le responsabilità del giovane terzino di Civita Castellana siano davvero molto ridotte nella circostanza. Sì, anche perché forse la Terana era in superiorità numerica e cercava di sfondare. Certo. Perlomeno dalla lettura che si è avuta in quell'istante, ma ripensandoci anche successivamente, probabilmente la Terana non si accontentava del pari, cercava proprio di andare a sfondare sulla fascia laterale destra con le incursioni anche di Sernicola per poter creare la superiorità e nello stesso tempo la pericolosità in area di rigore avversaria. In quel momento la Ternana era da 7 minuti con l'uomo in più, in virtù del secondo giallo rimediato da Lollo, no? Secondo fallo su Falletti, se non erro. Sì. Cercava di sfruttarla, e come la sfrutti la superiorità numerica se non salendo con i terzini sugli esterni e provando ad allargare il fronte offensivo? Quindi voglio dire, ripeto, le responsabilità di Sernicola, se ci sono, sono veramente infinitesimali. Anche Bacinovic sbaglia l'appoggio, ma si sbaglia qualche appoggio. È un po' più grave forse perché... Certo, però... Ma lì una giustificazione ci sta però anche lì, cioè lo dicevo domenica sera, cioè sabato sera, al ritorno da Carpi. Si era maglia bianca, nebbia, è facile anche che si possa essere anche sì, la visibilità era ridotta, ma sicuramente ridotta, non abbia visto l'avversario con certo. La maglia, forse perché la linea di passaggio era chiusa su Sernicola, quindi da questo punto di vista. Però è chiaro che quella è l'azione che è stata, che ha determinato poi l'espulsione di, e credo che Palumbo in quella circostanza non potesse fare altro, altrimenti Letizia ha rincorso, ma sarebbe entrato in area, certo. Peccato, perché se la superiorità numerica si fosse protratta, in quel momento mancava ancora mezz'ora abbondante alla fine, più recupero, insomma, forse la controprova non la possediamo, ma forse la gara avrebbe preso un'altra piega. Poi in precedenza l'errore che determina il gol di Lasagna, Avenatti appoggia un pallone all'indietro che non è neanche sbagliato, però è sui piedi di Valiant, non si può parlare di retropassaggio sbagliato, però gliela dà sui piedi, Valiant cerca di portarsela in avanti, cerca di portarsela in avanti, è molto bravo Lollo che fa l'unica cosa buona della sua partita secondo me, che gli ruba la palla correttamente e la rilancia subito di prima intenzione per Lasagna è anche fortunato nel controllo del pallone che non è ottimale, però comunque in ogni caso poi riesce a trafiggere di sinistro di Gennaro, bravi Lollo e Lasagna, certo Valiant commette un errore che però io credo non debba inficiare la sua prestazione che a me è piaciuta moltissimo. Questi difetti, i pregi? I pregi tanti, la circolazione di palla che secondo me è stata eccellente nei primi 25 minuti, ma a mio avviso è stata non eccellente, ma piuttosto buona anche diciamo nella fase centrale della ripresa, dopo gli episodi topici, no? Abbiamo visto i due di cui sopra e anche il gol sfiorato da Germoni che ha calciato di destro e ha sfiorato il palo al termine di una progressione devastante dove si è vista anche la personalità e la capacità di corsa del giovane terzino scuola Lazio. La palla è terminata fuori e vabbè, dopo la Ternana, ripeto, non ha fatto cose stratosferiche, però ha tenuto in mano il gioco, 10 minuti e 10 secondi in più di possesso palla, non credo ci sia altro da aggiungere, e in realtà ci ha provato. A un certo punto Marco in presa diretta lamentava lo scarso numero di verticalizzazioni, devono averlo sentito dal campo perché nei 5 minuti successivi la Ternana ha verticalizzato 3 volte, sì. Se non erro 2 volte con Bacinovic e una volta con Falletti. E in una di queste circostanze, Bacinovic per Falletti, è stato tempestivo, non parlo di una palla gol, parlo di un'occasione propizia, l'ottimo Belez, il portiere del Carpi, che è uscito tempestivamente su Falletti. Poi la Ternana ha provato anche a mettere qualche pallone in mezzo, insomma ha fatto di più e meglio del Carpi, che in realtà si è visto solo 2 volte, ma gioca in casa, è sesta in classifica, dovrà pure dare qualche segno di vita, no? Un tiro a giro del migliore in campo in casa biancorossa, di Gaudio, sul quale è stato bravo Di Gennaro a distendersi in tuffo sulla propria sinistra, e soprattutto i 2 minuti di recupero nei quali la Ternana forse ha staccato colpevolmente la spina,
due minuti di recupero vanno giocati, si può prendere gol anche a 20 secondi dalla fine. Hanno avuto un'opportunità. E noi lì abbiamo concesso due situazioni al Carpi. Nella prima sono arrivati con una bella azione, una rarità nel Carpi visto sabato, una bella azione manovrata palla a terra, Bianchi è arrivato al tiro di piatto dal limite dell'area, sembrava un rigore in movimento, e anche lì Di Gennaro secondo me è stato bravo nel restare in piedi e nel bloccare il pallone. E poi ancora il Carpi si è portato in area e c'è stato, non ricordo, forse Valiant che ha spazzato sul fondo. Sì. E poi sul corner successivo nulla di fatto, però indubbiamente in quei 120 secondi overtime la Ternana ha vacillato, questo l'ha ammesso e anche, ha rischiato una beffa, lo ha ammesso anche Carbone a fine certo. partita, perché effettivamente gli ultimi 3 o 4 minuti sono stati imbarazzanti, sì. Forse la parte peggiore della partita, la parte della l'occasione più grande in pratica è stata quella lì del sul minuto di recupero, insomma quella piattone che ha appoggiato sulle le mani di Gennaro, insomma lì poteva fare era un rigore di movimento quello, sì, e anche tu dai un giudizio di che forse la squadra lì ha staccato la spina, però voglio dire, come fai a staccare la spina? Beh, staccare la spina mi sembra un po' troppo, è stata una distrazione probabilmente, però Marco non è stata anche solo, un po' la stanchezza, non è solo una azione su quella fascia. Lì ci sono state un paio, due o tre. Beh, loro lì hanno spinto parecchio da quella parte. Diciamo che c'è stato un calo di tensione. Hanno spinto parecchio da quella parte, dopo è uscito Zanon specialmente, si vedeva la Castori che dava indicazioni proprio plateali di giocare in quella fascia. Sì. Beh, perché cercavano di approfittare dell'inesperienza di Cernicola. Beh, certo, che poi secondo me alla fine ha tenuto botta, tutto sommato. Magari in qualche situazione andava supportato di più e meglio nel controllo di Gaudio. Ecco, questo visto che mi sembra nel Carpi, al di là della velocità e di Catellani, la tecnica di Catellani e di Lasagna, l'unico che cerca di far gioco, di portare su palla è di Gaudio. Evitando il lancio lungo è di Gaudio, e quindi probabilmente da quella parte Letizia di Gaudio potevano creare problemi, probabilmente andava aiutato. Nel momento che si è abbassata di più la Ternana è successo tutto questo, sì. Siamo ritornati un po' allora quando da quella parte andavi sempre in inferiorità numerica, magari Petruccione qualche una mano in più poteva darla a Cernicola. Pregi e difetti, cioè, pregi e difetti di Marco Risostomo invece, rispetto a quello magari che ha detto... Più che difetti, un grosso rammarico, la partita diciamo è stata equilibrata, un sostanziale equilibrio, le occasioni ce l'hanno avuto tutte e due, hanno provato a vincere. La Ternana ha giocato molto meglio del Carpi, ha giocato con personalità, ha giocato con palla a terra, il fraseggio, si è visto sempre nella Ternana, ma adesso è più marcato questo qui. Prima la Ternana giocava bene magari periodicamente, 20 minuti, 25 minuti, mezz'ora, e poi si fermava, invece adesso il gioco è più fluido, più continuo. C'è il rammarico perché avendo giocato molto meglio, avendo avuto il possesso palla, un predominio territoriale per diversi minuti in più del Carpi, e si è andato in vantaggio e aver giocato anche in superiorità numerica dopo l'espulsione del giocatore del Carpi, il rammarico c'è che si poteva sfruttare meglio quell'occasione. Poi dopo il pareggio è stato per un errore difensivo di Valiant, l'espulsione perché si è tolta la maglia a Palumbo, quindi ti fa rammaricare, ma alla fine insomma il pareggio ci può stare, e secondo me è tanta roba, perché pareggiare a Carpi in quella maniera come l'ha fatto la Ternana e nelle condizioni in cui si è presentata la Ternana in campo, falcidiata dalle assenze, secondo me è un risultato importantissimo. Mancavano 6 giocatori, certo. Fra infortunati di lungo corso, Coppola e Lagumina, infortuni diciamo più recenti, arresti, febbre dell'ultima ora di Noia, che Zanon a mezzo servizio, più Zanon a mezzo servizio, e squalificati Masi e Defendi erano 6, contro una squadra ormai gioca da 3 anni insieme, che si ritrovano appunto. Piuttosto Castori, che secondo me tra gli allenatori affrontati finora è quello che ha letto in maniera più partigiana la partita, l'altro è Baroni del Benevento, e anziché fare affermazioni che poi vengono smentite dai numeri, vedi il possesso palla, no? Ma mi sembra poi in sala stampa gli addetti ai lavori, i colleghi giornalisti hanno fatto gli elogi della Ternana, sì, infatti, cercando invece di criticare, cioè criticando invece il gioco del Carpi. Ecco,
magari forse Castori dovrebbe riflettere sul fatto che abbia schierato un terzino sinistro naturale come Poli a destra, mancino naturale, e come se noi facessimo giocare Germoni a destra, voglio dire, e abbia invece utilizzato un ambidestro come Letizia a sinistra, quando sarebbe stato ovviamente di assoluta e ineludibile logica fare il contrario, Letizia a destra, Poli a sinistra. E soprattutto dovrebbe riflettere sul fatto che in avvio di ripresa, anziché sostituire Lollo, ammonito e poco dopo incappato nel secondo giallo, abbia tolto dal campo Crimi. È vero che ha voluto gettare nella mischia Pasciuti largo sulla destra, ma avrebbe potuto tranquillamente accentrare Crimi, che a destra è un pesce fuor d'acqua, nella sua posizione naturale di mediano di centrodestra in un centrocampo a 4. E invece ha tolto Crimi, ha lasciato dentro Lollo, che pochi minuti dopo è stato ammonito di nuovo ed espulso. Quindi insomma, credo che Castori non... la sua filosofia di calcio è quella e nessuno la contesta. È un calcio che può essere redditizio, non è spettacolare, ma 2 anni fa ha portato il Carpi alla promozione, punto. Castori è quello, il suo calcio è quello, è ok. Però insomma, secondo me ha fatto un paio di mosse abbastanza discutibili contro la Ternana, e mi sembra che qualche collega di Carpi tra le righe abbia sottolineato. Non è ben visto dalla stampa, perlomeno locale. Locale, sì. Comunque voglio dire, la Ternana ha giocato molto bene, ha sbagliato poco, quel poco che ha sbagliato, però loro ti hanno castigato subito, cioè loro il gioco loro è micidiale in quella maniera. Poi la Lasagna secondo me è ancora meglio di Mbakoko, anche perché è proprio una spada che ti si infila dentro. Mbakoko dovrebbe tornare, tra le altre cose. Sì, parlavano di era in tribuna, ho visto le foto, noi non ce l'eravamo accorti in presa diretta, no. Era in tribuna ad assistere alla partita. Comunque Lasagna, un palo esterno. Un mezzo rigore che poteva anche starci, o insomma comunque un contatto con Meccariello era comunque lì, e poi il gol. Quindi voglio dire, è un attaccante che capitalizza in maniera assoluta le occasioni che gli capita. Comunque ha fatto 5 gol in Serie A con una squadra che è retrocessa. 5 gol con sole 8 presenze come titolare, quindi. Un giudizio sulla prestazione di Bacinovic. Allora, il primo tempo a me mi era piaciuto, ha fatto qualche errore, ma mi era piaciuto. A me le sue geometrie mi piacciono tantissimo, solo che è in una condizione che non riesco a capire perché. Vabbè, essere lenti ci sta, però che tu duri 45 minuti massimo, e adesso siamo a dicembre, inoltrato, insomma. Tarato, nella ripresa, forse nella parte finale un pochino si è riemerso. Sì, si è ripreso negli ultimi 10 minuti, ma nella parte centrale del secondo tempo è stato negativo. E si è rimangiato tutto il bene quello che aveva fatto nella prima parte della gara. Il commento di Luca? Sì, collima alla perfezione con quello di Marco. Io ho visto qualche 5 in pagella che mi ha lasciato veramente sconcertato. Credo che meritasse grosso modo la sufficienza, fermo restando che nella prima mezz'ora del secondo tempo è calato in verticale. Non gli attribuisco alcuna responsabilità sul gol, perché lui ha il passo che ha, non gli si può chiedere di diventare all'improvviso uno scattista e di andare a rincorrere e a fermare Lasagna lanciato in contropiede, come puoi chiedere a un centrocampista centrale lento di andare a fermare la ripartenza di un attaccante che fa della velocità la sua arma migliore. Parlo di Lasagna in occasione del gol dell'1-1. Però, e alla fine anche il passaggio sbagliato da cui scaturisce l'espulsione di Palumbo ci può stare. Però complessivamente nella prima mezz'ora del secondo tempo è calato in maniera molto vistosa. Sai, io che un consiglio, voglio dire, ma forse quello è il gioco suo, però quel girarsi sì, su se stesso e spesso e volentieri un paio di circostanze gli hanno tolto il Carpi, qualche volta delle fische con le munizioni, qualche volta no, capito? Ha caduto anche a Carpi, lo fa costantemente, quindi non sempre ti fischiano munizioni. E c'è stata una situazione abbastanza pericolosa dove è ripartita la formazione del Carpi, quindi da questo punto di vista forse dovrebbe non esagerare su questo. C'è da lavorare sul bacino, non capisco come mai, certo, che è uno dei così pochi, giù fisicamente. È uno dei pochissimi registi classici, proprio propriamente intesi, della Serie B italiana, visione periferica, tecnica eccelsa. Però è indietro di 30 anni così, giocando così sta indietro di 30 anni. Sì, perché purtroppo oggi il calcio moderno è un calcio essenzialmente di dinamismo, di intensità, e quindi i giocatori ti passano lui, sopra. Sì, sicuramente. E invece il rientro di Meccariello, come lo giudichiamo? Ma sicuramente positivo, sia Meccariello che Valiente, la coppia è andata bene, non c'ho niente da dire.
su quel rigore che hanno protestato, è stato bravo nell'anticiparlo su, sulla palla, con la mano c'è questo vizio che ti si aggrappa addosso e spesso l'arbitro ci casca e te la fischia, te può fischiare il calcio di rigore. Io ho rischiato tantissimo, comunque come prestazione secondo me è bene. Insomma, voglio dire, il rigore è nettissimo oppure... No, no, nettissimo, no, ha rischiato tantissimo. Ah. Per Luca, la sì, prestazione di Meccariello? Sì, sì, la penso come, come Marco. Prestazione sicuramente ampiamente positiva, mi è piaciuto molto, molto lucido anche nel secondo tempo, ma ricordo anche nel primo tempo, a un certo punto eravamo alla mezz'ora, palla profonda, lui aveva l'attaccante alla sua sinistra, credo fosse Catellani, ha fatto una finta di corpo, poi si è portato sì, il pallone sull'interno col destro, quindi anche una cosa stilisticamente apprezzabile. Ha giocato molto bene Meccariello. Certo che però le nostre valutazioni sarebbero state diverse se lì l'arbitro avesse fischiato il rigore. Non è un rigore netto, ma poteva essere fischiato per il contatto della mano. Meccariello può dire io anticipo l'uomo pulito col piede destro, però la sua mano tocca la spalla dell'avversario. Lì ci sarebbero stati rigore e ammonizione. È chiaro che se questo fosse accaduto inevitabilmente giudizi e valutazioni sarebbero stati differenti. Non è accaduto e Meccariello ha festeggiato secondo me in maniera largamente positiva la sua centesima presenza in rossoverde. Veramente un buon rientro quello del difensore beneventano. Io sinceramente non sono tanto convinto di questa mano che trattiene l'attaccante. Vedendo l'azione mi sembra che già l'attaccante sia in caduta, già strisci sì, per sì, terra sì. Però con quel movimento in corsa così l'arbitro entrare in inganno l'arbitro, sì, questo è vero, però alla luce dei fatti, insomma, rivedendo le immagini cerchiamo di non dare le occasioni all'arbitro sbagliare, bravo, sì, questo sono d'accordo. Senti, una gran bella partita di Avenatti, tant'è che nella sala stampa i colleghi di Carpi dicevano ma siete matti a mandar via a parametro zero giocatori come Avenatti, sì, anche come Falletti dicevano, però anche come Avenatti, perché Avenatti effettivamente a Carpi ha giocato una buona Avenatti partita. Segna o fa segnare, ormai il suo score è quello. La settimana prima l'ha fatto segnare Palumbi, ieri sabato Palumbo, quindi ci sta sempre lui, è un momento particolare di forma, secondo me non si deve lasciare abbattere come è successo sabato con il Brescia per un gol sbagliato, perché il gol lo sbaglierà sempre, succederà a tutti gli attaccanti, quindi deve reagire. Ecco, ci vorrebbe il carattere di Germoni per Avenatti, allora sì, vedremo un grande giocatore di calcio. Luca, non ti chiedo su Avenatti, ma ti chiedo su Falletti, perché mi sembra insomma che il fatto che Falletti non realizzi più gol da qualche domenica, insomma, credo quest'anno due. No, uno a Perugia e uno due. A Salerno, quindi due non ha ancora segnato a Liberati. Ecco, due gol quest'anno. Può, diciamo così, condizionare quello che è il giudizio sulla prestazione di Falletti? Che non la vedo così tanto negativa, per esempio, a Carpi. Ma no, Falletti ha giocato sicuramente oltre la sufficienza. Il problema è... Ma intanto quello che dici tu potrebbe starci. Cioè, la gente ha negli occhi e nel cuore i 10 gol di Falletti dell'anno scorso, quasi tutti di straordinaria bellezza, quasi tutti di pregevole fattura, se non tutti. E chiaramente siamo quasi alla fine del girone d'andata, di gol ne ha segnati soltanto due, tra l'altro nessuno dei due in casa, poi c'è anche la traversa di Vercelli, ma la traversa non è gol. E allora magari un rendimento medio, che secondo me è comunque molto oltre la sufficienza, viene letto in maniera meno positiva. Però bisognerebbe anche considerare un aspetto, che Falletti l'anno scorso poteva rappresentare la novità per gli allenatori, certo, e per gli avversari. Quest'anno non lo è più. Quest'anno è considerato il pericolo pubblico numero uno dagli allenatori avversari. Altre cose, no? Mi sembra che spesso e volentieri c'è anche la terza marcatura su Falletti. Certo. Quindi tutto è più complicato per lo stesso Falletti. A me Falletti sembra... Cioè, quando si dà un giudizio probabilmente bisognerebbe valutare un po' tutte le componenti che determinano il rendimento. E poi ti aspetti sempre di più da Falletti. La sufficienza non ti basta. Ecco, allora, per la percezione che tutti noi, e quindi anche i tifosi, abbiamo di e su Falletti, inconsciamente le prestazioni da 6.5 le rileggiamo come se fossero da 6. È un meccanismo inconsapevole, no? Probabilmente. E credo in assoluta buona fede. Primo. Secondo, come dici tu, tutti gli avversari lo braccano con raddoppi di marcatura sistematici.
Io aggiungo una cosa: Falletti è oggettivamente meno brillante dello scorso anno, ma ripeto, comunque oltre la sufficienza ampiamente. A me sembra però più maturo, perché gli ho visto fare dei recuperi anche a Carpi, magari si è beccato l'ammonizione che l'ha portato oggi in diffida unitamente a Bacinucci. Praticamente più accorto? Più accorto, più propenso ai ripiegamenti. C'è stata una partita in casa, adesso non ricordo quale fosse, in cui è andato a fare, forse col Benevento, un ripiegamento difensivo profondo all'interno dell'area sotto la curva nord, per intenderci. Rincorre l'avversario, va a schermare quando questo gli viene chiesto, il playmaker avversario. Mi sembra un giocatore cresciuto sul piano tattico, meno effervescente, meno determinante a oggi dell'anno scorso, ma sempre ampiamente positivo. È comunque in assoluto, ma su questo credo non ci sia possibilità di dubbio e di errore, tra i migliori interpreti del suo ruolo in questa categoria. Il fatto è che quando sei braccato in quella maniera la soluzione migliore è quella di partire da dietro, da lontano, no? Andarsi a prendere la palla e partire e prendere velocità. Anche lui... perché se stai lì, appena arriva la palla, o te la levano o botte, non è che c'è alternativa. Bene, ci fermiamo un attimo ancora per un break pubblicitario e poi andiamo ad imboccare la parte finale della nostra trasmissione. La linea ad Alberto Francioli. Allora, eccoci qua nuovamente, è in dubbio, come dicevamo prima anche con Germoni, che questa squadra abbia preso coscienza di quella che è la propria delle proprie potenzialità, voglio dire della propria forza, delle proprie potenzialità, ma preso atto di questa situazione, perché lo si vede con quale piglio gioca la squadra, no? A tuo avviso Luca e a tuo avviso Marco, dove è migliorabile allora la squadra, dove può migliorare ulteriormente? Beh, i numeri dicono chiaramente che la fase offensiva è migliorata sensibilmente dalla partita di Trapani in poi, quindi nelle ultime 10 partite la Ternana ha segnato 8 volte su 10, di fatto è rimasta secco soltanto in occasione delle sconfitte di misura contro l'Avellino in trasferta e il Benevento a Terni. Nelle altre 8 gare, e ripeto, quindi in un arco temporale di 10 gare complessive, in 8 gare su 10 la Ternana ha segnato, a volte anche più di un gol, ne ha segnati 2 a Trapani, ne ha segnati 4 con Novara e così via, ne ha segnati 3 con Lentella. Quando segni in 8 partite su 10 evidentemente dimostri di aver raggiunto dei meccanismi nello sviluppo della manovra e nei 30 metri finali soddisfacenti. Questo anche grazie all'ottima vena di Avenatti, ma anche grazie al fattivo contributo di chi lo ha affiancato in avanti, da prima la Gumina, poi dopo l'infortunio del centravanti palermitano Palombi. Su Palombi abbiamo già detto 3 gol in 5 partite da titolare, più il rigore che si è procurato a Frosinone, mi sembra che di più non si potesse chiedere al giovane bomber scuola Lazio. Tra l'altro l'attacco della Ternana è 12esimo. Ci sono solo 11 squadre che hanno segnato più della Ternana, quindi è assolutamente in una posizione intermedia, certo. In una scala di rendimento complessiva. Dove la Ternana invece può e deve migliorare è la fase difensiva. Perché? Perché con 19 gol realizzati vanta l'11esimo attacco, e quindi può andar bene, con 23 gol subiti ha in realtà la quart'ultima difesa. Ma non solo, le 3 squadre che hanno subito più gol della Ternana ne hanno subito solo uno di più, quindi mi sembra evidente che il dato da migliorare sia quello legato alla, non dico alla difesa, alla fase difensiva. Beh, già iniziato però il miglioramento alla tenuta difensiva, sì, però è un dato che deve migliorare ulteriormente. Aggiungo anche, ultima notazione, che non a caso la Ternana in 3 delle 4 partite che ha vinto non ha subito gol, solo col Novara 4-3 questa regola non ha trovato riscontro, ma invece viene confermata dall'1-0 contro il Pisa, dall'1-0 contro il Brescia, dal 3-0 contro l'Entella. E in una sola circostanza la Ternana con la porta inviolata non ha vinto, nel pareggio a reti bianche casalingo contro il Bari. Questo per dire che se tu chiudi con la porta inviolata in 5 partite su 18 e in 4 partite su 18 e in 3 di esse vinci e nell'altra comunque pareggi, significa che quando non prendi gol, beh, il più porti a casa il risultato, perché poi tendenzialmente questa squadra da Trapani in poi segna con una discreta regolarità. L'ultima notazione, davvero 4 vittorie, 6
sconfitte, 8 pareggi. Il numero di sconfitte è accettabile, 6 su 18 è accettabile. Le vittorie sono poche. 4 vittorie in, 8, in 18 gare sono poche. Poi certo possiamo stare qui ancora a recriminare, io per primo, sulle mancate vittorie contro Trapani e Cesena, ma quelle ormai sono mancate vittorie. Sì, quelle sì, ma dal rinnovamento delle vittorie sono state 2, quindi è già un numero elevatissimo, certo, certo, rapportato alle partite fatte. Quindi in difesa la squadra già sta migliorando, ma più che migliorando è cambiato l'atteggiamento, la squadra adesso è più alta la difesa. Accorciano sempre sul portatore di palla, non soffrono più l'inferiorità numerica sugli esterni, quindi già è cambiato quello e quello è stato sufficiente ad aumentare il rendimento della difesa. Abbiamo recuperato Masi, è stato bravo lì Carbone per carità, abbiamo un pochino perso Meccariello sotto l'aspetto psicologico, con qualche decisione un po' avventata. Adesso bisogna lavorarci su Meccariello e recuperare anche lui, perché è importantissimo, perché non è che puoi fare con due centrali tutto il campionato, quindi sono importanti tutti quanti. Il processo migliorativo è iniziato e sta andando a gonfie vele, l'importante adesso è rimanere costanti, un rendimento costante che ci porterà fuori dalle sabbie mobili. Senti, domenica, cioè se domenica sabato scorso Carbone ha avuto il suo bel da fare nel mettere in campo una formazione, tant'è che non aveva sostituzioni per quanto riguarda per esempio il centrocampo, no? Non c'erano giocatori alla fine in panchina che potessero giocare a centrocampo. Forse sabato, toccando ferro naturalmente, avrà abbondanza e quindi dovrà tornare alla scelta. Sì, perché per un giocatore che salta, tra virgolette, Palumbo squalificato, due ne tornano dalla squalifica, cioè Masi e Defendi. Non solo, torna a disposizione Aresti, torna a disposizione sicuramente Di Noia, no? Quindi recuperi comunque due giocatori. E evidentemente c'è una maggiore possibilità di scelta e per l'allestimento dell'undici titolare, rispetto al quale io credo che un'idea di massima ce l'abbiamo già un po' tutti, e per quanto concerne la composizione della panchina. Tra l'altro, per la prima volta in questo campionato, correggetemi se dico un'inesattezza, non ho avuto modo di verificare il dato, potrei sbagliarmi, ma se non erro, per la prima volta in questo campionato Carbone a Carpi non ha sfruttato tutte e tre le sostituzioni a sua disposizione. Sì, credo che nelle altre una. Credo che nelle altre, che io in fase di radiocronaca mi contentavo del pari, negli ultimi minuti dico adesso facciamo la terza sostituzione. Certo. Invece credo che nelle 17 partite precedenti se le fosse giocate sempre tutte e tre. E insomma, le partite ormai durano in media 94-95 minuti. È durata 94 minuti anche quella di sabato, perché due minuti di recupero nel secondo tempo, ma c'erano stati altrettanti nel primo, no? Sì. E quindi con partite che durano come minimo 93-94 minuti e talvolta si arriva ai 95-96, spesso e volentieri le tre sostituzioni hanno un peso specifico importante, e quindi avere una panchina ricca in qualche modo ti garantisce di più. Io ad esempio credo che ormai da due partite Dukančić è in panchina, credo che di settimana in settimana vada migliorando la propria condizione oggi fisica. Oggi un buon allenamento pure ha fatto. Ecco, io credo che sia un giocatore sul quale si possa fare affidamento nel finale di gara, in queste tre partite che ci separano al giro di boa. Certo, poi dipende dall'evoluzione, dalla piega che prende il match, dall'evoluzione che assume la partita. In difesa numericamente siamo a posto. Vabbè, la formazione ce l'ha fatta. Per quanto riguarda i portieri, mi sembra scontato il ritorno di Aresti tra i pali. Di Gennaro dovrebbe essere regolarmente in panchina, ha il mal di schiena, ma insomma ha 5 giorni per recuperare. Se non dovesse farcela, ma ripeto, ha 5 giorni per recuperare, ci sarebbe eventualmente la seconda panchina di Piacenti, che comunque per essere un terzo portiere è un lusso, oggettivamente. Quindi per i difensori numericamente siamo a posto, anche in attacco abbiamo finalmente un'alternativa nel ruolo di prima punta con Dukančić, di punta esterna la Ternana ne ha bizzeffe. L'unico reparto in cui diciamo non siamo larghissimi è il centrocampo, ma comunque torna Di Noia, abbiamo comunque non c'è Palumbo, abbiamo comunque 4 centrocampisti per 3 ruoli. Credo, interpretando le parole a fine gara, cioè nella sala stampa del Cabassi, di mister Carbone, credo che si profili, almeno mi sembra di intuire questo, la conferma di Bacinovic in cabina di regia con Defendi interno destro, e quindi a questo punto immagino che ci sarà Petriccione interno sinistro, e quindi
immagino, ma mi posso sbagliare, che Di Noia possa ripartire dalla panchina, ma ripeto, questa è un'impressione aggiornata oggi e siamo a lunedì, eh. Io penso che sia Defendi, Petriccione, Di Noia la soluzione ideale. Anche, quindi con Bacinovic dalla panchina. Sì. Abbiamo parlato spesso, chiaro, poi ci sono qualche giorno di allenamento, oggi ha ripreso solo oggi la Ternana ad allenarsi. Abbiamo parlato spesso di una condizione fisica non eccellente, non eccelsa, no? Mi sembra però da un paio di settimane a questa parte sia notevolmente migliorata. Migliorata nettamente a vista d'occhio, questo lo dobbiamo dire. Avevamo qualche perplessità qualche settimana indietro, ma adesso la squadra fisicamente sta bene, corre fino al 94esimo, quindi penso che quello sia un problema ormai bello che è risolto. Anche per Luca da questo punto di vista? Sì, assolutamente. Sì, condividi? Sì, sì, ma io credo che la squadra stia bene, abbia la gamba giusta, insomma, e adesso al di là dei due minuti di recupero di Carpi che forse possono essere legati ad un calo di attenzione, diciamo ad un calo di tensione, però la squadra chiude sempre bene sul piano atletico, sul piano dinamico, quindi voglio dire, mi sembra che davvero da questo punto di vista non ci siano problemi. E di settimana in settimana Carbone, almeno questa è la mia impressione, ma su questo ha sicuramente le idee più chiare Ivano, che ultimamente vede sicuramente più allenamenti del sottoscritto, stia lavorando molto di più sui dettagli, perché quando arrivano i risultati la classifica diventa meno, non dico tranquilla, meno allarmante, cioè. Ti puoi dedicare con un pizzico di calma in più alla cura dei dettagli, che può essere il dettaglio tattico, ripassare più volte determinate situazioni di gioco in fase di possesso o non possesso, oppure dedicarsi magari alla tecnica individuale dei più giovani, come è accaduto alla fine della seduta odierna. Sì, oggi infatti alla fine della seduta, come dicevo prima, Germoni ha preso da parte, ha sistemato praticamente le porte, quelle piccoline, con delle sagome, e ha preso i tre difensori più giovani, perché c'era Della Giovanna, c'era Sernicola e c'era Germoni. E appunto l'esercitazione su tre situazioni di gioco che andava anche a sviluppare appunto con questi tre giocatori, segno evidente insomma che anche da questo punto di vista, come dicevi te, ora che i risultati lo assistono un po' di più, c'è anche la possibilità di lavorare sul particolare, sul dettaglio, certo. sullo specifico, sul dettaglio, quindi da questo punto di vista apprezzabile anche questo fatto di migliorare un giovane sul piano del rendimento, della tecnica, di come affrontare l'avversario, di come crossare palla lunga, palla verso Venatti e varie situazioni insomma di gioco, e che poi te lo ritrovi a livello di squadra sicuramente. Certo. È chiaro che sono giovani, inesperti, hanno giocato fino a ieri nel campionato di primavera e quindi magari 12 l'hanno innate, ma ancora magari ci sono diversi errori di ingenuità che vanno corretti, e quindi con queste esercitazioni si cerca di migliorare il rendimento di questi ragazzi. È uscito, non ha disputato la partitella ranghi contrapposti a Venatti, però insomma non mi sembra che nel notiziario venga riportato, solo per precauzione probabilmente. Era già accaduto la settimana scorsa anche. Quindi da questo punto di vista c'è da dire che Meccariello aveva un principio di attacco febbrile, si è allenato. Beh, era in camera con Di Noia a Carpi, quindi probabilmente quindi è facile, c'è stata una sorta di contagio. E che Zanon insomma si è allenato a questa lombalgia, che speriamo insomma non possa pregiudicargli la partita di sabato contro il Vicenza. Zanon e Meccariello non credo ci siano grossi dubbi, in realtà l'unico giocatore che potrebbe, ma sottolineo il condizionale, rischiare il forfè di Gennaro, eventualmente per la panchina, ma comunque con 5 giorni davanti la lombalgia può comunque essere debellata. Per il resto oggi in infermeria ci sono i due infortunati di lungo corso, Coppola e Lagomina. E vabbè, poi c'è la squalifica di Palumbo, di cui abbiamo detto insomma. E l'abbiamo detto, Bacinovic e Falletti sono entrati in diffida. Sì, ma, e quindi c'è Zanon, Bacinovic e Falletti. Tre praticamente diffidati. Siamo arrivati a 60 ammonizioni. È la seconda squadra più ammonita dopo il Brescia. Un numero assurdo. Volevo dire una cosa, chiariamo un aspetto, che Palumbo non va in diffida. No, perché rimane a quota
tre ammonizioni, tre, quelli che aveva prima della partita. Cioè, i due cartellini non vengono messi a sommare gli altri. Sconta un turno di squalifica e riparte da tre, cioè dalla situazione preesistente. Quindi tre diffidati, come abbiamo detto, Zanon, Bacinovic e Falletti. Allora, ritorniamo un attimo sull'efficienza. Che cosa è cambiato nell'efficienza da quando l'ha lasciato Lerda e l'ha preso Bisoli? Diventata una squadra più quadrata? Beh, meno bella, più quadrata? Forse bella non è stata mai. Beh, forse con Lerda giocava un calcio più sbarazzino, però con Bisoli ha trovato un assetto più razionale, non dico più razionale, diciamo più solido, più equilibrato. Ecco, il Vicenza, lo abbiamo detto prima, ha dovuto attendere la 18ª giornata, quindi la nona interna, per espugnare il proprio stadio, che poi in mente è uno stadio caldo dove ci sono sempre minimo 7-8 mila persone, al di là di quelle che c'erano nel derby contro il Verona di sabato. Questo per una squadra che davanti ha tanta qualità, perché in linea teorica nel 4-2-3-1 del Vicenza alle spalle di Rajcevic ci sarebbero Siega, Bellomo e Giacomelli, e Vita e Galano non sarebbero neanche titolari. Insomma, voglio dire, possiamo dire che il Vicenza abbia 5 mezze punte fra trequartisti, attaccanti esterni eccetera, che si giocano tre maglie alle spalle di Rajcevic. È tanta roba, eh? Certo. Eppure questa squadra, paradosso dei paradossi, in casa non riusciva a vincere fino a sabato scorso, quando proprio Galano realizzato il gol di questo agognato successo, agognato perché ancora mancava in casa, agognato perché ottenuto ai danni dei cugini, certo, del Verona Hellas. Era un derby. Per il resto tu mi chiedi cosa è cambiato. Beh, è cambiato il rendimento difensivo, perché con Lerda il Vicenza ha vinto meritatamente a Salerno con una doppietta di Signori, uno dei tre grandi assenti nel match di Terni di sabato prossimo. E secondo me l'assenza dei Signori si farà sentire a centrocampo, con tutto il rispetto per Rizzo, che è sicuramente un buon giocatore, ma Signori ha lo stesso tasso dinamico di Rizzo, ma sicuramente ha piedi migliori. E poi con Bisoli però il Vicenza è andato a vincere anche a Pisa, su un campo molto ostico, contro una squadra che è vero che ha il peggior attacco del campionato, ma vanta anche la migliore difesa. Anche a Trapani ha vinto. E ha vinto anche a non Trapani. Meritando, non meritando, con una punizione di Bellomo, ma ha vinto a Trapani. Quindi il Vicenza ha già vinto 3 partite in trasferta, 2 le ha vinte nella gestione Bisoli. Questo ci deve ovviamente far tenere gli occhi aperti. È perfino superfluo dire che si tratti di una brutta gatta da pelare e che sottovalutarla sarebbe un'autentica follia. Un'ultimissima notazione. Il Vicenza ha, prima microfoni spenti si parlava di terzini sinistri bravi, e non mi è venuto in mente quello del Vicenza, che è Delia, che secondo me è un grandissimo giocatore, molto bravo, magari non è in fase difensiva come dire impeccabile, però spinge molto, anche buon piede. Dall'altra parte c'è Pucino, forse la coppia centrale è un po' macchinosa, Adejo Esposito non è molto rapida, ma il difetto dei centrali difensivi piuttosto lenti accomuna quasi tutte le squadre. Beh, del torneo cadetto. Però a me il Vicenza sembra una squadra fisicità in mezzo, perdi qualcosa in termini di rapidità, cioè. Oppure vai a riprenderti Postigo dal calcio spagnolo insomma, per dire, ma di centrali rapidi, efficienti, strutturati, certo, in Serie B ce ne sono pochissimi. Secondo me il Vicenza, unitamente a Latina e più del Latina, ha tutte le carte in regola, non dico per puntare ai playoff, ma per risalire verso quella posizione di centro classifica che per organico il Vicenza stesso merita. Quindi come dire, occhio alla penna, perché è una partita complicata, anche perché, ultima notazione ma non ultima, allenata da una vecchia volpe del calcio come Bisoli. Ha assenze importanti, ma con Bisoli poi contro di noi quasi la gabbia c'è dalla sua parte, quindi partita difficile. Speriamo che le note statistiche. Poi noi non abbiamo la Riede che scardina le difese, quindi sarà complicato. Senti Marco, novità sulla vicenda Avenatti-Falletti? No. Sul piano contrattuale? Nessuna? No, ancora nessuna. Genova fa un grosso pressing, ma Luca invece che ci non, dice? Non ci sono, no, non ho novità. A quanto pare la Ternana sta provando a trovare un accordo per il prolungamento. Io su questo sono molto pessimista, però ovviamente potrei essere smentito dai fatti domani o la prossima settimana. Però il tentativo
la Ternana lo sta portando avanti. Al di là di questo, però, che è comunque un nodo cruciale, non è il momento di parlarne, tantomeno di fare nomi, ma è chiaro che nel mercato di gennaio la Ternana dovrà migliorare il proprio organico, se non altro in termini di anagrafici e di tasso di esperienza. Credo che complessivamente la rosa che in questo momento è a disposizione di Mister Carbone meriti un elogio, perché al di là di qualche battuta a vuoto e di qualche partita buttata via a tempo scaduto ha fatto il suo, però è una rosa che va puntellata, ripeto, soprattutto in termini di esperienza, qualche under di meno, magari di quelli che trovano poco spazio e possono andare magari anche in prestito per 6 mesi per maturare e poi tornare alla base a giugno, e qualche over di più per un girone di ritorno da vivere con minori apprensioni e per centrare una salvezza anticipata che secondo me con un paio di correttivi, 2 o 3, è ampiamente alla portata. Bene, noi credo che siamo poi in conclusione della nostra trasmissione. C'è Maurizio Bonifazzi con una sua grafica che così va a sintetizzare quella che è stata la partita di Carpi, e quindi abbiamo un suo lavoro grafico, e naturalmente questo lavoro grafico riguarda Antonio Palumbo, che ha realizzato il gol del pareggio della il momentaneo vantaggio anche della formazione rossoverde. Quindi magari se possiamo mandarla in onda, così rendiamo il giusto merito anche ad Antonio Palumbo, numero 28. Vedete, questo è il gesto con cui ha festeggiato il gol, non credo ieri a Carpi, questo era a Vercelli l'anno scorso, credo, e questo è insomma il regalo che ci ha fatto questa sera Maurizio Bonifazzi, che io ringrazio, come ringrazio Michele Pettorossi appunto per la nuova grafica, per le classifiche e per abbiamo anche il prossimo turno, credo, di Maurizio di Michele Pettorossi, per cui magari solitamente non lo facciamo, visto che Michele è stato così cortese e gentile, andiamolo a vedere, almeno possiamo analizzare. Diciamo anche che la vigilia di Natale si gioca, perché me l'hanno chiesto in parecchi, la vigilia di Natale si gioca di pomeriggio, sì, alle 15. Alle 15, mentre il 30 dicembre, si gioca alle 20:30, quindi si gioca in casa contro la formazione dell'Ascoli, quindi si chiude con l'Ascoli. Allora andiamo a vedere questi incontri che saranno nel prossimo fine settimana. Venerdì si aprirà con Trapani-Frosinone, incontro sicuramente non facile per il Trapani. Poi invece sabato Bari-Avellino, Cittadella-Pisa, Latina-Brescia, Novara-Cesena, Provercelli-Spal, Salernitana-Carpi, Spezia-Perugia, Ternana-Vicenza. Domenica Benevento-Ascoli, lunedì Verona-Entella. Insomma, Marco, non è una giornata, non è una passeggiata alla salute, mi sembra. È la Serie B. No, non ci si può distrarre un attimo, no? Tutte partite complicate per tutti. Anche il Frosinone a Trapani non sarà una passeggiata. Il Trapani vende la gara alla pelle, ormai sono alle strette finali, quindi devono fare assolutamente punti, perché almeno 4-5 punti devono farli fino alla fine, e poi sono pochi, quindi sarà complicato. Il 12, se non gira almeno 17-18, il Cesena pure deve fare punti per forza a Novara, e penso che ce la possa anche fare. Il Novara a me non piace assolutamente, poi non piace a me Boscaglia, che allenatore che la fase difensiva neanche la considera. Salernitana-Carpi, la Salernitana sta un bivio adesso, deve decidere cosa fare alla grande. Questa è la partita giusta per farcelo sapere, insomma. Certo. Sai, poi lì c'è Zlotito che potrebbe travasare anche qualche elemento importante, insomma, se certo. Vede in prospettiva la possibilità l'obiettivo di una promozione, certo. In realtà le uniche partite che non riguardino la bassa classifica sono Spezia-Perugia e Verona-Virtus-Entella. Dunque, dopo 18 giornate di campionato ho all'attivo 55 partite viste 2 volte, quindi ho visto 110 partite. Devo dire che, pur essendo, secondo me, sul piano squisitamente teorico leggermente inferiore all'anno scorso come organico, parlo del Perugia,
A mio avviso il Perugia in queste 18 partite è la squadra che ha giocato il calcio migliore, seguita a ruota, dalla SPAL. Poi certo ci sono stati sprazzi di grande Verona, sprazzi di grande Cittadella, sprazzi di grande Benevento, però secondo me per continuità il Perugia è la squadra che ha giocato meglio. Il Bermaco? Chi ha giocato meglio? Sì. Sì, anche per me il Perugia è la squadra che ha giocato meglio fino adesso. Sì, insomma... che il campionato di Serie B sia il campionato dei giovani. Torniamo in studio, magari ce ne sono parecchi di giovani. Ecco, appunto, due nomi ciascuno per i giovani più interessanti che avete visto in queste 18 Germoni partite. Germoni e Palombi. Germoni e Palombo per Palombi. Palombi per Massimo. E fuori dalla Ternana? Escludendo la Ternana? A me piace quell'Orsolini dell'Ascoli, molto. Molto mi piace. Molto. Per Luca? Allora, Orsolini dell'Ascoli che è un talento fulgido, ha segnato gol sabato che se l'avesse segnato in Serie A ce l'avrebbero riproposto in tutte le salse per 120 volte. E poi secondo me c'è un terzino destro straordinario, un terzé del Brescia. Ah, che abbiamo visto anche qui a molto Terni. Bravo. Anche Zebli del Perugia. Ma anche Zebli del Perugia, Droli del Perugia, ma ce ne sono tanti di molto bravi. E parliamo di under, molto molto bravi giovani della Ternana. Invece per Luca Giovannetti? Palumbo, Palombi, lo stesso Germoni, ma anche Petriccione, perché non ce lo dimentichiamo. No, Petriccione su tutti. Petriccione non sbaglia una. Petriccione su tutti, secondo me, in casa Ternana. Diciamo che quella è stata una felice intuizione, questa di portare a Terni Petriccione. Sì, però è stata sbagliata la formula, il prestito secco. Non riusciamo a farne tutte perfette, qualcosa ci mettiamo. Petriccione non c'ha il diritto e il controriscatto, è solo prestito secco, quindi va via. 5.000 euro a Ternana può avere in cambio. Devo dire che a parte il meno premio di preparazione, con la sola eccezione del Frosinone, in tutte le squadre c'è almeno un under di grande qualità, se non due. In tutte. Che ne so, mi viene in mente l'Avellino, verde, non c'è altro da aggiungere, no? Certo. In tutte le squadre, tranne il Frosinone, c'è almeno un under molto molto bravo. La Ternana credo che ne abbia 4-5. Senti, ma facciamo una... diciamo siamo un po' di campanilismo, diciamo critichiamo molto, no? lo stadio, come è ridotto lo stadio Libero Liberati, ma vogliamo parlare di Carpi? Uno stadio in cui si vuole dire... E poi è migliorato un po', due anni fa. Un pochino, sì, vuol dire, mi sembra veramente, no? È lo stadio di un paese, purtroppo. Carpi è un paesotto, insomma. Non è che... Sì, però... Infatti la Serie A hanno fatto a Modena. Lo so, però è una zona industriale particolarmente ricca quella di Carpi, del manifatturiero, nell'abbigliamento, eccetera, quindi... Vabbè, ma loro il calcio fino a qualche anno fa... Lo conoscevano. Cioè lo conoscevano, però insomma lì a Carpi, insomma, la squadra non è che abbia fatto chissà. Beh, che... Eppure nel 1909, ma non hanno fatto grossi campionati. Però. Sì, ma sai, anche la Pro Piacenza è del 1910, credo, la seconda squadra di Piacenza, ma se non fosse stato per il fallimento del Piacenza di 5 anni fa, al di fuori dell'Emilia e della Lombardia nessuno ne avrebbe conosciuto l'esistenza, no? Quindi sì, tanti anni di storia alle spalle, poi si sono fusi con la Dorando Petri loro, no? Sì, una trentina d'anni fa, che era la seconda squadra cittadina. Però insomma è evidente che nel tessuto sociale di Carpi, il Carpi attecchisca poco. Eccetera. L'anno scorso c'è stato il boom legato alla prima storica promozione in A. E poi il Carpi ha anche sfiorato una salvezza che al giro di boa sembrava impossibile. Da quando è tornato Castoria ha collezionato parecchi risultati ed è retrocessa per un punto a vantaggio del Palermo in virtù di due rigori sbagliati da Mbakogu in casa contro la Lazio. Comunque salvarsi in Serie A non è un'impresa, Sì, però comunque è complicato in Serie B salvarsi, Sì, sì, però voglio dire, c'erano 2500 persone sabato contro la Ternana e il Carpi era sesto e veniva da due vittorie consecutive. È vero, non è una grande città, ma conta comunque 71.000 abitanti, che non sono neanche pochissimi, più o meno è sul piano, è vero, non è capoluogo di provincia, ma insomma 71.000 abitanti non sono molti, ma non sono neanche pochissimi. Ci sono altre realtà che più o meno hanno lo stesso numero di abitanti che portano più gente allo stadio. Beh, sicuramente a parità di rendimento, tradizione, ma hanno probabilmente, no, probabilmente anche Ascoli è piccola come città, certo. L'Ascoli ha portato a Frosinone un mese fa 900 persone. Senti, ma questi quattro risultati consecutivi utili della Ternana porteranno un po' più gente sabato allo stadio? Tu, Marco, hai un po'
il polso della situazione in quanto alla tifoseria? Beh, tra Entella e Brescia c'è stato il raddoppio dei paganti, erano 6,50 con Entella, 1,3 con Brescia, quindi esatto, abbiamo raddoppiato. Non dobbiamo aspettarci 5-6 mila persone, però qualcosa, un 500 persone in più rispetto alla partita con il Brescia. Sì, con licenza per Luca? Forse 500 no, ma 200-300 persone in più credo di sì. Senti, poi certo, dipende anche dal dato meteo. La classifica com'è? Degli spettatori? La Ternana è 17esima, ha 3.330 spettatori di media. E dietro la Ternana? È 17esima. L'ultima è il Carpi, e poi non ricordo le altre, ma ci sono 5 squadre alle spalle della Ternana. Ci sarà l'Entella. Sì, la Virtus Entella, certo. Verona primo. Verona, sì. Poi c'è il Cesena, c'è il Bari. Il Perugia credo che sia quarto o quinto. Leggevo però che sabato il Perugia poi è strano perché viene da un momento positivo. È vero che veniva da quattro pareggi, ma non perde da molto tempo. E comunque con 7.500 spettatori, compresi gli abbonati, poi c'era una dozzina di tifosi da Vercelli, ha toccato il minimo storico tra paganti e abbonati da quando è tornato in B. Comunque parliamo di 7.500 persone, ma è chiaro che lì ci sono molti abbonati, certo. Per cui per quanto possa diminuire, tra l'altro inspiegabilmente... Provincia molto più... Ha ragione anche sempre il solito tifoso oggi allo stadio, diceva, mentre tifano Perugia anche a Città di Castello, a Terni basta arrivare a... come si chiama? La sua strettura che già tifano Perugia. Certo, il bacio d'utenza è diverso. Oppure, no? Che ne so, già... Certo. Dopo un anno a Città di Castello di fino Perugia qualche dubbio ce l'ho, Vabbè, qualcuno ci vuole anche essere, adesso parlo di però Castello, non è insomma, che vicino Umberti De Marciano sicuramente, ma certo lì Bastia, lì anche Assisi, quindi da questo punto di vista, e invece diciamo che lì c'è un po' più di attaccamento, se vogliamo, a quelli che sono i colori sociali, no? C'è più attaccamento alla provincia, alla peruginità. Terni, se vai fuori da Terni, insomma, non è che mi sembra questa rivalità, basta arrivare a Narni, no? Nel senso... Sì, già c'è rivalità. Quindi già c'è la rivalità, a 10 km da Terni, insomma. Comunque non mi scorderò mai che a Campidello ci hanno detto, falliti, a quei tempi... Ecco, quindi di che parlavo? Cioè, avrebbe detto Giorgio Valenga, no? Avrebbe detto mi sembra di sognare, avrebbe detto Giorgio Valenga. Sì, poi è vero che è vero tutto il contrario di tutto, perché io so di sicuro che la Ternana ha qualche tifoso a Massa Martana, che è un feudo del Perugia, e ha 4-5 tifosi, nel senso che vengono a vedere la partita, non simpatizzanti, a Umbertide, che è ovviamente un feudo del Perugia. Quindi c'è un po'. A Narni c'è gente che tifa Ternana, parlo di Narni, non di Narni Scalo. Quindi è vero tutto il contrario di tutto. Però indubbiamente il macro dato, cioè che la provincia di Perugia è molto biancorossa, la provincia di Terni intanto è pari a un terzo di quella di Perugia ed è meno rosso-verde, questo è un dato che mi sembra purtroppo oggettivo. Bene, io ringrazio Marco Crisostomi. Grazie a voi. Ringrazio Luca Giovannetti. Grazie a tutti, buonanotte. Dell'Umbria. Ringrazio naturalmente anche Luca Germoni che ci ha fatto compagnia nella prima parte della nostra trasmissione, in rappresentanza della Ternana. Ragazzo molto sveglio e molto equilibrato. Eh sì, mi sembra... Ha fatto un'ottima impressione. Ha tutte le caratteristiche motivazionali per poter... Per diventare uno vero. Sì, sì. E un ringraziamento ad Alberto Franciolo e Vincenzo Vulpiani, ma anche a Daniele. E un ringraziamento a tutti voi che ci avete seguito e che magari vorrete vederci anche in replica subito dopo il telegiornale. Ci sarà un'ulteriore replica domani alle ore 14. Grazie, buonanotte a tutti.